ringrazio tutta quella serie di congiunture astrali che mi hanno permesso di studiare, di prendere un dottorato di ricerca, perché ti dà una visione del mondo e un pensiero critico differente. Si può arrivare in alto a prescindere, però la capacità di osservare i fenomeni che ci circondano con un background di studio come quello che stanno facendo i tuoi studenti e che saluto, ciao a tutti, è un'altra cosa, appunto, insomma. Bene, bene. Partiamo, che dici? Partiamo, prego. Allora, risaluto tutti gli studenti del corso di Stella. Buongiorno a tutti. Sono io molto contento di essere ospite di Stella, che stimo e che ho imparato a conoscere bene nella nostra avventura all'interno dell'International Advertising Association. Quindi sono davvero onorato di essere qui con voi. Siamo in tanti, vedo quasi 300 persone, quindi mi rendo conto che l'interazione non sia proprio facile, però sentitevi liberi di intervenire, di fare domande. Stella mi aiuterà a moderare ogni curiosità che avete. Guardatemi certamente come un docente, ma anche come una persona, un professionista. Quindi, se posso darvi dei consigli per il vostro futuro professionale, a prescindere da quello che poi vi racconterò in termini di contenuto, massima disponibilità da parte mia. Allora, il tempo è poco, le cose da dire sono tante, quindi direi di partire subito. E lo faccio condividendovi lo schermo. Ok? Allora, datemi conferma che si vede tutto. Sì, si vede tutto. No, ancora una volta, non si vede in presentazione. Aspetta, ci riprovo. Noi lo vediamo in presentazione Andiamo comunque. amici, no? Che strano. Vabbè, facciamo così. Vediamo se... Adesso sì, si dovrebbe vedere. Eccoci qua. Allora, oggi noi parliamo di fondamenti di inbound, in particolare oggi con riferimento al marketing. Sono fondamenti perché questa è una materia molto complessa, molto articolata, e poi se questi argomenti vi interessano, posso darvi anche qualche consiglio su come poterli approfondire e studiare. Partiamo subito da capire che cos'è inbound. Vedrete nel corso di questa presentazione che inbound, oltre a essere un insieme di metodologie e di tecniche, in realtà è una filosofia di business, il che implica un campo d'azione molto più ampio, è un modo di pensare, è un modo di essere prima che un modo di fare. Allora, per dirvi che cos'è inbound, vi faccio subito vedere un video, così vi mette a fuoco bene di cosa stiamo parlando. We're told to grow at all cost. We're told to sell to everyone. Demand attention. And push our way to the top. We're told to not take no for an answer. Reach out over and over. And never put the phone down. We're told to cut costs, increase margins, and bow to the bottom line. We're told to get in people's faces, force conversions, and make it hard to leave. We're told to grow at all costs. But I see a different way. I choose to grow better. I choose to help customers, not interrupt them. See relationships, not just deals. I choose to sell what people need, only when they need it. Solve for my customers, not just my quota. I choose to focus on impact, not just revenue. Measure in loyalty, not leads. I choose to get rid of friction and seek out feedback.
own up to my mistakes, and get better every time. I choose to do the right thing, even when it's hard. Stay true to my purpose and build a community. We're told to grow at all cost. I choose to grow back. Bene, ritorno a voi. Quindi, come avete visto, non so cosa ne pensate di questo video e potete anche scriverlo in chat o addirittura intervenire. Penso sia, ho voluto farvi vedere questo video perché penso possa essere molto diretto a voi e alla vostra generazione. Molti di voi saranno, anzi quasi tutti, saranno espressione della generazione Z, forse la prima vera generazione della storia ad essere molto attenta ai temi della sostenibilità. Quindi una generazione molto socialmente responsabile, quantomeno più della mia e di quella di Stella. E questo video cosa dice sostanzialmente? Dice che non dobbiamo crescere a tutti i costi, dobbiamo imparare a crescere meglio e per farlo dobbiamo diventare partner di fiducia dei nostri clienti. In una parola, sì, dobbiamo imparare a crescere meglio. Ok, non è una filosofia spicciola, credetemi, non è libro cuore, è un modo diverso di porsi sul mercato e vi posso garantire che con questo approccio si possono fare anche tantissimi soldi. Ok, quindi è un approccio che può aiutare le aziende a presidiare i canali digitali per generare tantissime opportunità di sviluppo e di crescita nel tempo. Quindi inbound is grow better. Questo è l'essenza di tutto quello che vi farò vedere nel corso di questa presentazione. Ma allora cominciamo, andiamo con ordine, cominciamo a ripercorrere un po' quello che abbiamo visto in questo video e quindi andiamo a sfatare qualche falso mito che, soprattutto per chi fa studi economici, come immagino voi, si portano un po' addosso come eredità di una tradizionale scuola di management orientata al business. Il primo è ovviamente, spesso almeno a me è stato insegnato che per essere, diciamo, un attore di mercato di successo bisogna essere spietati, bisogna avere il pelo sullo stomaco. C'è una grande differenza tra essere spietati e avere un'intuizione e fiuto imprenditoriale. Sicuramente in base a quello che avete visto all'interno di questo video, non è la chiave di successo oggi in un mondo globale, iperconnesso, fortemente caratterizzato da digital transformation, la chiave non è essere spietati. La chiave non è quindi crescere a tutti i costi, a discapito degli interessi dei clienti, perché ovviamente questo sarebbe controproducente per l'impresa e per la capacità di stabilire delle relazioni a medio-lungo termine con tutti i clienti con i quali potete sviluppare delle opportunità di business. Quindi il tempo del mordi e fuggi, il tempo di portare a casa un business a tutti i costi è finito perché viviamo in un mondo molto più trasparente, un mondo permeato da comunicazione, un mondo dove è facile osservare la reputazione altrui, un mondo dove è facile perdere la propria reputazione che magari si è costruita in tantissimi anni di duro lavoro. Quindi oggi per avere successo bisogna lavorare nell'interesse dei propri clienti, diventare un partner di fiducia e crescere insieme a loro. Questo perché? Perché internet ovviamente ha, lo avrete studiato tante volte, cambiato profondamente le tipologie di relazioni che possono esistere tra clienti ed imprese e probabilmente avrete sentito anche tante volte che oggi il potere è nelle mani dei consumatori, nelle vostre mani, tant'è che oggi la figura del consumatore ha cambiato anche nome, si parla sempre più di prosumer, quindi un consumatore che non è solo consumatore, ma che con le sue scelte, con le sue preferenze, con le sue azioni riesce addirittura a influenzare prosumer le scelte di produzione di un'impresa. Oggi voi potete documentarvi, potete avere accesso a tantissime informazioni, potete mettere a confronto l'offerta di tantissime aziende. Quindi
la vostra capacità di scelta si è profondamente arricchita e il vostro potere di scelta si è fortemente amplificato. Ok, quindi questo è puro potere e le imprese di successo lo sanno. E allora per vincere nei confronti di un consumatore molto informato bisogna stargli vicino con le giuste informazioni, con i giusti contenuti, e guarda caso questo è un tema di comunicazione, quello che voi state studiando in particolare all'interno del corso di Stella. Pensate, siamo alle porte della quinta rivoluzione industriale, quella che sarà dominata dal 5G, un mondo dove non ci sarà latenza di segnale, un mondo totalmente real time. Già oggi potete accedere a tantissime informazioni. Pensate quando, fra pochissimo, queste informazioni saranno veramente disponibili in tempo reale quando queste verranno prodotte. Il vostro potere crescerà ancora di più e questo ovviamente le imprese devono ben tenerlo a mente quando si affacciano sul mercato. Vi do qualche dato, qualche numero per farvi riflettere su questo fenomeno. Allora, secondo Oracle, il 94% delle persone che ovviamente hanno intervistato afferma di avere comunicazioni discontinue, e questo è un dramma per un'impresa, a causa di messaggi promozionali poco allineati ai loro bisogni. Vi sarà capitato, magari da qualche brand ancora non propriamente capace di sfruttare le tecnologie offerte dalla trasformazione digitale, di mandarvi un'offerta o di visionarla con un approccio non ottimale al retargeting, per esempio su Facebook, di vedere un messaggio promozionale di un prodotto che magari avete comprato la settimana prima, piuttosto che di messaggi che non sono per nulla in target con voi, di quello di cui avete bisogno. Ecco, questo tipo di messaggio oggi denota un approccio al mercato molto limitato da parte di un'impresa, e questo ci limita molto nel prenderla in considerazione come azienda credibile. Ancora, Salesforce dice che il 64% delle persone abbandona un brand se il processo di acquisto, pensate ad un e-commerce, è molto complesso, prevede tantissimi passaggi, non è chiaro nelle comunicazioni che l'e-commerce offre. Voi avete, almeno una volta, comprato su Amazon. Ciò che ha reso Amazon un e-commerce di successo, la sua strategia one click, quindi in pochissimi passaggi potete trovare quello che vi serve e comprarlo molto velocemente. Eppure l'e-commerce di Amazon tutto è tranne che un bel sito, ok? Non è che è un sito emozionale, bello nella grafica e curato nei suoi aspetti, è un sito molto funzionale, ok? E l'esperienza di acquisto su Amazon è un'esperienza semplice, veloce, immediata, quindi rispondente a un vostro preciso bisogno. Secondo New Voice Media, il 51% dei clienti afferma di non voler più comprare da brand con i quali ha avuto un'esperienza negativa. E attenzione, l'esperienza negativa va considerata lungo tutto il customer journey. Sbagliare è umano, ok? Quindi ogni azienda, ogni brand può, diciamo, sbagliare nel servire un cliente. L'importante è che sappia rimediare. Io infatti invito sempre le persone non tanto a comprare sulle platform di successo come ancora una volta Amazon o per esempio Airbnb, ma di provare a sperimentare, di provare a vivere un problema nella fase di acquisto con queste grandi piattaforme. Scoprirete un customer service eccezionale, almeno tutte le volte che mi è capitato e che è capitato alle persone con cui ho avuto a che fare. Tutti mi hanno parlato di un customer service eccezionale. Amazon nel dubbio ti rimborsa o ti manda un prodotto alternativo. Le volte che ho avuto dei problemi con Airbnb, scusandosi subito in apertura della conversazione, mi ha regalato 100 euro di buono per un prossimo soggiorno, e comunque si sono adoperati per risolvere il problema che stavo sperimentando. Quindi attenzione che l'esperienza negativa non è solo durante la fase di acquisto. Potrei viverla quando ricevo la merce o quando vado in vacanza e la casa che mi avevano promesso
non è rispondente rispetto a quello che io mi ero immaginato. L'importante è che un brand si attivi velocemente per riallineare le aspettative che io avevo prima di comprare con quello che effettivamente sto vivendo. Non pensate che brand come Amazon o come Airbnb lo facciano per un semplice amore del prossimo. Lo fanno perché sono consapevoli che soprattutto la vostra generazione è pronta a fare recensioni negative, e questi brand sanno che una recensione negativa che diventa virale può ovviamente causare dei danni a volte non calcolabili, cioè quindi ingenti per queste piattaforme. Quindi attenzione al potere delle conversazioni tra pari, attenzione al potere delle recensioni. Piuttosto che, come dice HubSpot, il 93% dei clienti afferma che preferisce comprare, infatti vedete, da imprese con un eccellente customer service, perché si può sbagliare, l'importante è poi assistere il cliente in ogni sua fase di bisogno. E sempre HubSpot afferma che il 77% dei clienti che ha sperimentato invece un'esperienza di consumo positiva tende a condividerlo sia di persona che nel web e sui social media, e probabilmente molti di voi sono degli advocates di brand pur non sapendolo. Basta fare una storia su Instagram con un acquisto appena fatto, scrivere una recensione positiva, magari siete molto attivi su TripAdvisor, per quando si poteva fare ovviamente, andando in ristoranti e in alberghi, o scrivendo una recensione su Booking. Quindi nel momento in cui siamo oggi nel pieno dell'economia, dell'esperienza memorabile, condivisa, quindi tutti noi siamo attori della comunicazione spontanea e organica di brand. Ovviamente la condizione è vivere un'esperienza positiva di consumo e non solo con le aziende dalle quali compriamo. Quindi vi è chiaro questo primo inizio di che cosa sia inbound? E ovviamente potete sempre rispondere in chat o fare domande. Questa prima piccola introduzione su inbound. E se non vi fosse chiaro, inbound, come vi ho detto in apertura, è una filosofia di business. Guardate che bello, animata ad aiutare le persone. E credetemi, non è, come posso dire, una solidarietà fine a se stessa, è un modo per fare soldi. Tantissime aziende nel mondo riescono ad adottare un modello di crescita focalizzato sul medio-lungo termine, che porta le aziende che adottano questa filosofia a prendere scelte che hanno contemporaneamente implicazioni positive sia per i clienti, ok, messi al centro ovviamente, che per il business aziendale. Quindi la vera sfida è trovare quel giusto equilibrio che porta a prendere scelte appunto che facciano bene sia ai nostri clienti, ma che inevitabilmente facciano bene anche noi, sviluppando relazioni di fiducia improntate nel medio-lungo termine. E per dimostrarvi quanto è vero questo, vi faccio vedere un secondo video. Thank you.
Se non vi era chiaro il senso dell'inbound, penso che questo video ve lo abbia chiarito bene. Stella, è arrivato il messaggio secondo te? Sì, è arrivato. Loro hanno detto sì. Che video positivo, dice Marina, è veramente... Però anche rispetto a tutto quello che abbiamo fatto, anche finora, l'importanza effettivamente della fiducia, di crescere, quindi hanno commentato, beh, bellissimo, ancora più efficace. Effettivamente, sì, questo è veramente... Complimenti per la scelta del video, molto molto impattante e molto chiaro. Ma anche perché, sai, quando tu lavori 10 ore al giorno all'interno di un'organizzazione, dalla mattina alla sera, a prescindere da dove stai lavorando, nello specifico momento, da casa o da Starbucks o in azienda, c'è una grande differenza se devi essere esclusivamente focalizzato su margini, su ricavi, su... aspetta che è partito Siri... quindi su dimensioni puramente economico-finanziarie, piuttosto che invece lavorare su dimensioni di medio-lungo termine e improntate a creare legami di fiducia con le persone con le quali entri in contatto. E lo ripeto, ci sono aziende estremamente redditizie che attraverso questa metodologia sono cresciute tantissimo nel tempo, quindi non è solo filantropia pura, ma credetemi, è un modo per crescere bene, per crescere meglio. Questo è un po' il senso profondo. Allora, vi do qualche, diciamo, regola per applicare, qualche regola di buon senso per applicare la filosofia inbound. Beh, innanzitutto penso di non dirvi nulla di così scontato, voi ne siete i protagonisti assoluti. Noi oggi viviamo nell'era dell'esperienza memorabile condivisa. Questo cosa vuol dire? Allora, il tema dell'economia dell'esperienza non è un tema nuovo. Pine e Gilmore già ne parlarono alla fine degli anni 90 e per chi ha fatto come voi, penso, studi di marketing, l'economia dell'esperienza non è nuova in termini assoluti. Quello che c'è di nuovo oggi è che questa economia dell'esperienza memorabile è condivisa. Quindi in questo senso un brand è in grado di offrire valore se offre non solo esperienze memorabili, ma esperienze memorabili che siano, attenzione, trasformabili in metatemi narrativi condivisibili dal nostro target. Ci aggiungo io una cosa, meglio se instagrammabili, soprattutto se il target di riferimento siete voi, ovviamente attraverso dei contenuti temporanei come le storie o i reel, ok? E allora dobbiamo prendere consapevolezza, e non lo dico a voi, lo dico più alla mia generazione, lo dico ai top manager di aziende, perché questo ha delle implicazioni profonde sul modo di fare comunicazione. Tante volte con Stella ci siamo interrogati, e a volte lo abbiamo chiesto anche a dei nostri ospiti, a dei manager, domande a bruciapelo del tipo: sei costretto a scegliere se spendere 3 milioni di euro per fare una campagna video con un video da mandare in televisione, o invece avere una presenza costante con Reel o su TikTok, per esempio, quindi con contenuti magari non di qualità eccessiva, ma costantemente presente con uno storytelling molto chiaro e preciso. È ovvio che l'ideale sta nel mezzo, no? Averli entrambi. Però se io ti costringo a scegliere o una via o l'altra via, se il target di riferimento siete voi, e quando dico voi dico le generazioni native digitali, che entro il 2025 rappresenterete il 75% della forza lavoro, quindi una generazione che comincia a essere consistente in termini numerica, la risposta dei manager con cui sono entrato in contatto io, per fortuna, è stata quella di dire: devo essere su Instagram, devo essere su TikTok. Quindi divento un broadcaster di contenuti seriali che ogni giorno devono essere presenti, non due campagne all'anno, non due video in televisione all'anno, ma devo essere costantemente presente con uno storytelling che possa essere di ispirazione al target di riferimento. Quindi la prima regola per essere inbound è offrire un'esperienza memorabile. Si parte da qui, perché se non avete nulla da offrire
in termini di esperienza, che sia memorabile. Attenzione, quando dico memorabile intendo dire ricordabile, ok? E quando io, come posso dire, condivido su Instagram o in generale con un contenuto l'esperienza di consumo che ho avuto con un brand, amplifico il ricordo di questa esperienza, perché la sto condividendo con tutto il mio, come posso dire, il mio seguito, e più, diciamo, le persone poi mettono like, commentano, più, diciamo, come posso dire, lo status sociale di chi sta condividendo questa esperienza cresce, si sviluppa, e quindi diventa ancora più memorabile quel tipo di esperienza che state vivendo. Questa è la prima regola. La seconda regola è, qui sarò forse un po' talebano, anche se il giusto sta sempre nel mezzo, ricordatevelo. I fautori dell'inbound marketing dicono stop all'outbound marketing, al marketing dell'interruzione. Provate a leggere un articolo su un magazine di vostra scelta, provate ad andare sul Corriere della Sera o su un qualunque altro giornale o magazine. Bravi se ci riuscite a leggere senza distrazioni e senza interruzioni quell'articolo, perché mentre proverete a leggere compariranno pop-up, banner, display, tutte azioni di marketing, cosiddette espressioni di marketing dell'interruzione, tipicamente outbound, che cercheranno di interrompere quello che state facendo per dare attenzione al brand che si presenta a te. Però in quel momento voi state cercando di interfacciare un target su un canale, per esempio, che è per voi di interesse, ma un target che in quel momento non ha un bisogno di voi, ok? Anzi, sta cercando di soddisfare un altro bisogno, leggere per esempio una notizia su un giornale specifico che gli interessa, e quindi la vostra presenza è di interruzione, ok? Allora fare inbound non consiste in interrompere gli altri, piuttosto consiste nel farsi trovare da chi, pensate per assurdo, pur non conoscendoci, ha un bisogno per il quale noi possiamo offrire una soluzione. E ovviamente vedrete che la soluzione per farci trovare, e quando dico farci trovare vuol dire nelle prime posizioni dei motori di ricerca, Google in particolare. Ovviamente per farlo dobbiamo essere capaci di sviluppare una super efficace strategia di contenuto. Ma ricordatevi che se il contenuto è il re, il contesto nel quale andate a sviluppare il contenuto è la regina, nel senso che un contenuto non contestuale è un contenuto povero, poco efficace, autoreferenziale. Quindi la strategia di contenuto che andate a sviluppare deve essere rivolta a una specifica persona che ha uno specifico bisogno, che manifesta in uno specifico contesto. Ok? Solo così voi potrete vincere, quindi facendovi trovare da quelle persone che hanno un problema, un bisogno, una sfida da affrontare, per le quali voi avete una possibile risposta da fornire. Il processo tipico siete voi: quando avete un bisogno, andate su Google, digitate una parola chiave e andate sostanzialmente a vedere le diciamo principali risorse che trovate all'interno della prima pagina di Google. Perché diciamocelo, quanti di noi ormai vanno nella seconda o addirittura nella terza e quarta pagina di Google? Pochissimi. Quindi ci sono vecchi detti che fanno anche sonridere, no? Ci sei, esisti, ok, come azienda, se ti trovo nella prima pagina di Google. Pensate che forzatura, quindi tu come azienda esisti se ti trovo nella prima pagina di Google. O addirittura pensate, un brand esiste se lo posso comprare su Amazon. Perché molti di noi, per esempio, quando hanno bisogno di comprare qualcosa, addirittura saltano il passaggio di Google e vanno direttamente su Amazon. Quindi se io ti trovo su Amazon, allora vuol dire che esisti e sei comprabile, altrimenti tu per me manco esisti. Ok? C'è un altro vecchio detto popolare, no? Ma fino a un certo punto, nella seconda pagina,
di Google non ci va nessuno, perché ormai nella seconda pagina di Google si nascondono i cadaveri, nel senso che è veramente un modo di approfondire la ricerca molto, 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 molto limitato da parte delle persone. Ok, quindi ricordatevi, il contenuto contestuale è il modo per fare inbound. Inbound è una filosofia che si applica attraverso un'adeguata strategia di contenuto contestuale. Bene, allora vi ho detto che cos'è inbound, adesso vorrei farvi vedere un po' qual è la metodologia di riferimento, sempre ovviamente i fondamenti vi faccio vedere, che possono poi ovviamente essere approfonditi, per fare inbound. Una metodologia almeno bella quanto la filosofia che anima l'inbound stesso, una metodologia molto attuale, molto interessante per voi studenti da approfondire, e quindi vi consiglio veramente di studiarla, e ricordatemi che alla fine poi vi darò anche delle risorse utili per andare ad approfondire, almeno per chi di voi poi sarà interessato a farlo. Allora, la metodologia inbound si presenta come una ruota che gira sostanzialmente, un flywheel, al di là della rappresentazione grafica, questa immagine è molto evocativa del funzionamento della metodologia inbound. Non è un quadrato, non è un triangolo, è una ruota, e questa scelta non è casuale. Perché? Perché la ruota ha una forza di rotazione che si autoalimenta man mano che questa ruota prende velocità. Quindi il segreto della metodologia inbound è dare avvio e dare azione a questa ruota, e attraverso esperienze memorabili e strategie di contenuto efficaci fare in modo che i clienti che entrano in contatto con voi sviluppando relazioni di fiducia possano alimentare per voi la forza rotazionale di questa ruota, di questa metodologia, che a un certo punto girerà talmente veloce che alimenterà per voi il business della vostra azienda. I tre punti cardine attraverso i quali fornire un'esperienza memorabile, condivisibile, e attraverso i quali sviluppare una strategia di contenuto efficace e contestuale sono l'attrazione, il coinvolgimento e, come dicono gli americani, il delight, ok? Quindi voi dovete imparare a farvi trovare ed essere attrattivi di chi ha un bisogno, portare queste persone che rimangono colpite da voi all'interno di vostre piattaforme, può essere un sito web, può essere un blog, ma di vostra proprietà, coinvolgervi all'interno di questa piattaforma con dei contenuti premiali che possano essere una soluzione, uno spunto di riflessione, una guida per risolvere un problema e una soluzione. Informare ed educare stanno alla base dell'engagement in un'ottica di business, ovviamente. Soddisfare, traduciamolo in senso letterario, deliziare i clienti con, per esempio, un customer service d'eccellenza. Tutto quello che vi ho appena detto, in realtà voi lo conoscete già e probabilmente l'avete già studiato. Il termine che avete probabilmente usato per descrivere questo fenomeno è ZMOT, the zero moment of truth, il momento zero di verità. Stella, mi confermi che questo è un argomento che loro hanno già almeno sentito qualche volta di Google? Il nuovo non abbiamo ancora toccato Google. L'avete sentito, ragazzi? Magari in qualche altro corso. Sentiamo un po', via, mani sulla tastiera. Sì, vedi, no. C'è un po' di no, un po' di sì. C'è un po' di tutto. Ad ogni modo, quasi 10 anni fa, Google sostanzialmente riscrive il concetto di processo di acquisto, in generale di customer journey, e adesso lo sta anche riscrivendo. Se andate su Think with Google trovate un bellissimo articolo che stravolge ulteriormente il concetto di customer journey. Ad ogni modo, Google, dopo aver fatto una ricerca molto corposa, dice sostanzialmente: guarda che il mondo, il vecchio mondo, dove c'era un brand che faceva uno spot che mandava in televisione in prima serata,
e che tu vedevi seduto sul divano, no? Magari ne rimanevi colpito da questo spot. E te lo ricordavi magari il giorno dopo andando a fare la spesa, quando davanti allo scaffale vedevi un certo tipo di prodotto che poi avresti comprato, avresti vissuto e se l'esperienza fosse stata positiva l'avresti raccomandato. Quel mondo non esiste più, almeno non secondo questo approccio, questo schema. Google dice: guarda che tra quando il brand fa una comunicazione autoreferenziata e quando tu acquisti qualcosa c'è in mezzo un momento zero di verità, che è quel momento nel quale voi prima vi documentate attraverso l'esperienza di chi prima di voi ha vissuto la stessa esperienza di acquisto. Mi sarà capitato tantissime volte, prima di andare in un ristorante, di prenotare un albergo, di comprare un oggetto, un computer, insomma, qualunque cosa per voi di importante, prima di fare l'acquisto andiamo a vedere chi ha già fatto questa scelta, come si trova. E Google dimostra che in media noi consultiamo circa una decina di fonti prima di compiere questa scelta. Allora, questa chart cosa vi dice? Vi dice, guarda che non ti devi preoccupare tanto di, come posso dire, creare dei funnel di conversione, quindi non ti devi preoccupare tanto di andare a trovare tantissimi potenziali clienti sapendo che poi una percentuale piccola di questi convertirà e diventerà cliente effettivo. Ti devi preoccupare di fare in modo che i clienti durante tutto il tuo processo di acquisto e di consumo siano estremamente soddisfatti da te. Perché quando saranno felici di aver lavorato, guarda che bella parola, felici di... Sei felice quando sei felice di pagare un prezzo. Pensate che assurdità, eh? Pagare non è mai una cosa bella. È ovvio che dobbiamo farla per avere qualcosa, però possiamo pagare per avere qualcosa sentendo che, insomma, l'abbiamo pagata troppo o quello che abbiamo ricevuto non era il massimo. Siamo invece felici quando sentiamo che abbiamo pagato il giusto per avere quello che stiamo vivendo o che quello che stiamo comprando vale ogni oltreprezzo immaginabile. Ad ogni modo, se voi siete felici di essere entrato in contatto con quel brand, quando finisce questa esperienza siete degli advocates, non degli influencer, eh? Non siete pagati per fare una storia su Instagram o un contenuto o una recensione. Siete felici di farlo, punto e basta. Perché quello che avete comprato vi identifica, perché l'esperienza che state vivendo vi qualifica, ok? E allora la raccontate con lo smartphone che avete in mano. E questo cosa fa? Influenza le scelte di acquisto di altri clienti come voi nei confronti di quella impresa. Questo è fondamentalmente inbound, la metodologia inbound, ok? È creare dei rapporti di fiducia di medio e lungo termine con le persone. Man mano che io creo questi legami di fiducia, questa ruota comincia a girare fino al punto in cui, quando dal mio processo di acquisto saranno usciti tanti clienti felici, questa ruota girerà alla velocità della luce, ok? E genererà quindi tantissimi altri clienti che raccomanderanno a tanti altri potenziali clienti di comprare quel prodotto, quel servizio da quella specifica azienda e non da altre. Wow! Ok? E guardate, questa cosa per l'azienda ha un costo bassissimo, o quantomeno ha un costo di comunicazione di tipo sponsorizzato prossimo allo zero. Guardate, potrei chiedervi chi di voi si ricorda di una campagna di Harley Davidson. C'è qualcuno di voi che si ricorda di una campagna? Non so se c'è tra voi qualche motociclista, qualcuno che ama guidare una moto o magari ama fare andare in giro in moto come passeggero. C'è qualcuno di voi che si ricorda una campagna, potete scriverlo, di Harley Davidson? Stella, dimmi se c'è qualcuno che scrive qualcosa. No, ci abbiamo Chiara, no, abbiamo la presenza femminile, no, anche Matteo, no. Ma la risposta... No. Ma di quanto tempo fa è sta campagna? No, ma infatti la risposta giusta è no, Stella. La risposta giusta è no, non se lo ricordano, non perché sono stati disattenti, ma perché penso che Harley Davidson sia una delle aziende che comunica meno all'interno del mercato. È un'azienda poco efficace? Direi proprio di no. Le sue moto
sono molto più di una moto, no? Sono espressioni di un lifestyle. Se tu sei un Harley, sei una persona con certe caratteristiche, no? Cioè ti identifichi in un cluster di tipo di persona, ok? Quindi quando la stai guidando stai comunicando un certo tipo di personalità e quindi un certo tipo di esperienza che tu vuoi vivere con quel prodotto. Ora, io sono un motociclista, non sono un harleista, amo, preferisco viaggiare, fare lunghi viaggi, no? Ora, Harley non fa grosse comunicazioni, però una volta all'anno organizza, almeno quando si poteva, dei grandi raduni di motociclisti Harley. Infatti c'è il raduno. Come ve lo immaginate? Un raduno tipico, no, di harleisti convinti, di quelli proprio, no, che fanno dell'Harley un'essenza di vita. L'identikit medio, quello che viaggia... Sono Vanarchy, ha dato una bella rianimata all'Harley quando era in crisi. Panico, favoloso, con molto rumore, giubbotto di pelle. Brava, e soprattutto cosa non può mancare sul bicipite di un harleista vero? Tatuaggi, logo. Esatto, attenzione, seguitemi su questo concetto, il tatuaggio Harley. Ora andate un attimo oltre. Il tatuaggio Harley, no, è il tatuaggio di un logo aziendale. Astraiamo un attimo il concetto. Ci sono persone che si fanno tatuare in modo indelebile a vita il logo di un'azienda sul braccio. Ma lo capite il senso, cioè l'efficacia di questo brand che ritorna a questo concetto, no? Cioè nell'offrire un'esperienza memorabile che tu vuoi condividere a tal punto che ti fai tatuare sul braccio il logo della mia azienda. Ora, io guido BMW, ok? Ma mai mi farai tatuare sul braccio Bayerische Motorwerken, ok? Perché ovviamente è una bellissima moto, ma non ha lo stesso lifestyle, capite? Cioè non mi farai mai tatuare sul braccio... il logo BMW. Ti dirò di più, cioè, Gaia ha scritto, ci sono persone che chiamano le figlie Chanel. per esempio, che è ancora peggio, voglio dire, condizioni la vita di un altro. Esatto. Okay. Ecco, quindi ecco, tutto quello che vi sto dicendo si riassume in questa slide. Ok? Più voi qualificate, arricchite, sviluppate su legami di fiducia orientati al medio-lungo termine della relazione con il vostro cliente, più potete, per assurdo, come fa Harley, quasi non comunicare. E quindi il lavoro mio di Stella diventa inutile, capito? Nel senso che comunicano gli altri per voi. Wow! E cosa c'è di più credibile? Cosa c'è di più credibile del messaggio di una persona che ama talmente tanto quel brand che se lo fa tatuare su un braccio? È il massimo. Wow, no? Allora, se volete essere inbound, dovete imparare a sviluppare questo legame di fiducia. Quindi dovete mettervi nella condizione che i vostri contenuti devono essere informativi ed educativi per legittimare un problema, qualificarlo, aiutare una persona a capire che per quel problema esiste una soluzione. Quindi la vostra azione comunicativa deve essere in questa direzione. Perché voi quando andate su Google lo fate perché avete bisogno di qualcosa. Che bello è quando trovate in prima pagina un contenuto che vi tranquillizza. Ok, vi dice tranquilli, questo problema esiste, c'è, si affronta in questo modo. No? E magari i vostri contenuti dovrebbero non solo legittimare il problema, ma dovrebbero anche... presentare delle possibili soluzioni a quei problemi e a quei bisogni. Quindi non solo ti dico guarda che quel problema è così, si presenta in questo modo, questi contorni, altre persone lo hanno affrontato, ne sono usciti, lo hanno affrontato in questi termini, ti presento anche una soluzione, guarda caso poi il problema che state documentando e le soluzioni che state presentando, guarda caso, rientrano nel perimetro delle attività che voi fornite. Quindi vedete che state aiutando qualcuno, ma allo stesso tempo state alimentando la vostra credibilità di impresa, perché quello sul quale state scrivendo il contenuto ovviamente è espressione della vostra offerta aziendale. E ovviamente potete anche sviluppare contenuti che diano anche qualcosa in più, qualche utile spunto di riflessione, e la somma di tutti questi contenuti deve servirvi per essere
percepito come un partner di fiducia. Scusatemi, ma c'ho Siri che vuole partecipare alla lezione, non capisco. E quindi in questo modo voi potete apparire, diciamo, appunto, come molto credibili, no? Un partner di fiducia, e dai oggi, dai domani, alla fine. Allora, mi hai informato ed educato su un problema. Mi hai presentato uno spettro di soluzioni che io posso utilizzare e mi hai dato anche dei contenuti per approfondire queste soluzioni. Allora, quando deciderò di fare un investimento per poi concretizzare questa soluzione, da chi mai andrò per chiedere un aiuto? Da un altro? Tutto può succedere nella vita, per carità. Però sicuramente noi veniamo presi in considerazione, ok? Perché sono stato utile a quella persona quando lui ne aveva bisogno. Ci siete fin qua? Date a Stella un feedback o a me direttamente, o se c'è qualcuno che vuole intervenire. Mettiti anche tu la chat a destra. Sì. Diciamo, poi la scorsa volta abbiamo parlato appunto della content strategy. Mi porto a casa una cosa, che l'inbound è un mix tra content strategy efficace e costruzione dell'esperienza. Esattamente. Non è solo un contenuto che puoi mettere, ma è un insieme di cose che appunto nell'ottica di aiutare. Qui tutto chiaro, sì, è un po' l'etica dell'eccellenza questa, dice Marco. Assolutamente, Romani. Assolutamente. Diciamo che se mai l'esperienza da offrire, il contenuto non serve, perché ti stai mettendo a nudo su una cosa che poi ti viene sbugiardata, e oggi essere sbugiardati online è facilissimo. Dice Leonardo, è possibile che le compagnie telefoniche questo non lo capiscano? Spesso e volentieri i social sono sommersi di critiche. Stella, qua devi rispondere. Vabbè, adesso dovrei rispondere io. No, non lo capiscono, ve lo posso dire. Questo è un tuo terreno. Purtroppo non lo capiscono. Perché comunque c'è sempre questa rincorsa del reddito a breve, del quarter, perché come... Diciamo, bisogna avere una lungimiranza come impresa, perché se l'impresa, ripensando, no, al primo filmato, ci dicono che dobbiamo fare, dobbiamo crescere, eccetera, ma quota. Gli azionisti ti obbligano ogni quarter a portare risultati positivi, ti forzano il fatturato, ti forzano la mano, è una strategia a breve termine, perché spesso i manager vanno via dopo un anno, due anni, sei mesi, e quindi, diciamo, non interessa loro costruire un rapporto di fiducia nel tempo, che invece è il cuore di questo concetto, avere dei clienti nel tempo, non soltanto portarti a casa quel contrattino per tre. Esatto, per creare fiducia ci vuole tempo. Arianna, qual è la chiave di volta affinché questo processo si possa realizzare? Monitorare di più le persone e le loro abitudini, chiede Giovanni. Adesso a Giovanni glielo facciamo vedere. Inbound in azione vuol dire, no, come poi ovviamente fare queste cose. Adesso vi faccio vedere un caso di un cliente che abbiamo seguito. Ne ho scelto uno prêt-à-porter. Noi siamo molto specializzati nel mondo B2B, dove l'inbound vive per eccellenza, ok? Perché se voi dovete comprare una magliettina da 40 euro, non è che avete bisogno di grande contenuto per scegliere se comprare quella magliettina piuttosto che un'altra. A volte sono acquisti di impulso, no? Non razionali, come giusto a volte che anche sia. Però se devi spendere 40.000 euro per una macchina, beh, prima di farlo ti fermi, ti documenti, analizzi, ti guardi tutti i video su YouTube, leggi articoli di blog, leggi recensioni, vai sui siti specializzati. Quindi diciamo che la metodologia inbound si applica in tutti quei contesti dove la scelta è indirizzata a beni durevoli o comunque ad acquisti con un certo impatto sulla vita delle persone e non su acquisti mordi e fuggi, voglio dire. Come dicevo, noi siamo molto specializzati nel mondo B2B e nel mondo della salute. Abbiamo anche qualche caso B2C e oggi vi presento uno di questi che è molto più facile da comprendere nel tempo che abbiamo a disposizione. E ci arriviamo gradualmente. Prima di farlo, quello che devo dirvi è che non si può fare inbound senza un forte metodo. E questo è bello, il messaggio che vi sto dando è bello, perché guardate, anche all'interno dell'International Advertising Association, io e Stella stiamo facendo una battaglia, direi, molto, come posso dire, serrata per convincere una parte del mondo che la comunicazione, insomma,
non dico che sia una, non è una scienza esatta, ma comunque è un'attività che deve essere molto strutturata e che si basa su metodologie estremamente rigorose e anche oggi direi su tecnologie di un certo tipo, perché oggi viviamo il mondo della data-driven communication. Quindi fare oggi comunicazione in un mondo dove miliardi di persone sono connesse ed esposte potenzialmente a tantissime informazioni, non a caso si parla di information overload, avere successo con la comunicazione è tutta una questione di metodo, di tecnologia, perché vince chi è capace di sussurrare la parola giusta nell'orecchio di una persona specifica. Quindi il giusto contenuto alla giusta persona nel momento giusto, nel luogo giusto, nel canale giusto. Quindi, come vedete, è ancora una volta una questione di contenuto contestuale, che però non riesci a produrre se non hai un metodo molto rigoroso e una tecnologia alle spalle che può supportarti da questo punto di vista. Non confondete la comunicazione come adesso faccio un post sui social media o adesso scrivo un articolo all'interno di un blog. L'atto di scrittura è l'ultimo degli atti, ok? Altrimenti cadete in trappole molto diffuse nel nostro mondo, no? Cioè che scrivere quello che è facile scrivere, ma non quello che serve davvero scrivere. Serve per quelle persone che dobbiamo legare a noi in un orizzonte di medio e lungo termine in un legame di fiducia, ok? Allora, la metodologia che noi portiamo avanti diciamo con i nostri clienti sul mercato, ma che insegno anch'io in università nel mio corso di Digital Communication Management, si basa su questi, diciamo, su queste fasi metodologiche principali. Vedete che la parola ricorrente è allineamento. Tutta la comunicazione, se deve essere contestuale, deve essere allineata. Allineata a che cosa? Alle fonti di valore dell'impresa. Quindi non si comunica ciò che è semplice comunicare, si comunica ciò che è importante comunicare, e ciò che è importante per un'azienda risiede nella strategia dell'azienda, nel nucleo strategico dell'impresa. Ma dobbiamo allineare la comunicazione anche alle fonti di valore all'esterno dell'impresa. Sapete il rischio più grosso che potete sperimentare nella vostra carriera professionale? È il bias della autoreferenzialità. Ah no, ma io i miei clienti li conosco, eh? No, ma conosco anche i miei competitor. Sì, sì, allora i miei clienti che sono direttori marketing hanno bisogno di questo? Sì, sì, perché li conosco, ok? Tutte le volte che io, e lo faccio periodicamente, sia per i miei clienti che per me, per la mia organizzazione, andiamo a verificare effettivamente di cosa hanno bisogno il nostro target di riferimento, a volte ci accorgiamo che le nostre percezioni erano sbagliate, perché il mondo cambia, ragazzi. Ogni 7 anni, mediamente, oggi, nel mondo in cui viviamo oggi, un ciclo economico viene messo in discussione. E quando dico ciclo economico, 7-10 anni, intendo dire un modo di produrre e un modo di consumare. Sono serviti 20 anni per far affermare la musica in digitale. Nel 2019 sono andato a Tokyo e la prima cosa che sono andato a vedere era il museo di Sony per il 40° del Walkman, che probabilmente molti di voi non hanno neanche mai utilizzato. Però dal 1979 al 2001, anno molto importante per il mondo della musica, ancora me lo ricordo quanto celebre fu il discorso di Steve Jobs nel 2001 annunciando la nascita dell'iPod e ovviamente del grande valore legato al marketplace iTunes. Più di 20 anni per convincere il mondo che eravamo stanchi di spendere più di 30 euro per avere 18 canzoni di cui ce ne piacevano 2. E la vera rivoluzione non era tanto nella tecnologia che conteneva 1000 canzoni, l'iPod, ma nel marketplace che ti consegna iTunes, che ti consentiva di accedere, ascoltare una canzone a soli 99 centesimi. Dopo solo 7 anni, Spotify ha messo profondamente in discussione questo mercato, introducendo il concetto di platform economy o di subscription economy. Quindi sostanzialmente con poco più di 100 euro all'anno, se vuoi essere per loro un high spender, hai accesso a tutta la musica del mondo, ovunque tu sia e su qualunque device tu voglia.
Quindi in un mondo che cambia così velocemente, allineare le proprie percezioni al mercato esterno è molto molto importante, anche se le aziende tendono a spendere poco da questo punto di vista. Poi ovviamente dobbiamo allineare i nostri processi comunicativi sia alle fonti di valore che all'ambiente esterno, ovviamente investendo tantissimo su quella che è la nostra brand identity. Dobbiamo allineare il modello di performance, perché non dimenticatevelo, la comunicazione digitale che avviene sui canali digitali è una comunicazione estremamente misurabile, ok? Con grandissima precisione. E quindi chi di voi, al di là del pensiero creativo, riuscirà anche a sviluppare il pensiero analitico per dimostrare che uno specifico progetto sui canali digitali può portare a determinate performance, sarà una persona che avrà un maggior valore all'interno di quella specifica impresa. Ovviamente poi le cose vanno fatte e bisogna documentarle con un preciso processo di reporting. Vediamone alcune, adesso io vi faccio vedere per sommi capi, ovviamente avremo bisogno di tantissime ore per descriverle tutte in profondità, però procediamo dandovi degli highlight sulle principali fasi che vi ho raccontato qui. Allora, come vi dicevo, il punto di partenza è che la comunicazione non deve essere più estemporanea e casuale. In molte agenzie che ho conosciuto, in molte aziende con cui ho lavorato, l'approccio al piano editoriale era esattamente così, estemporaneità e casualità. Cioè, siamo in vista delle vacanze, siamo in vista della Pasqua, del Natale, e quindi sì, mettiamo dentro nel piano editoriale qualche messaggio che possa raccontare queste cose. Va bene, non vi dico che non va fatto questo, ma non può essere la parte centrale della vostra azione comunicativa, perché il post per le vacanze estive è a corredo del valore che potete generare, ma non è il centro del valore che voi siete in grado di generare sul mercato. Sarebbe un problema, ovviamente, a meno che non siate un'azienda che fa travel, ma questo è un altro discorso. Allora, la comunicazione per essere vincente deve essere incentrata sul vostro why. Simon Sinek ha scritto un bellissimo libro che si chiama Partire dal perché. Magari l'avete già letto, se non l'avete fatto vi invito a farlo, è molto piacevole da leggere e soprattutto vi apre la mente su uno dei principi che oggi guida la maggior parte dei processi di acquisto. Okay? Le persone non vi comprano per quello what che offrite e per come how lo offrite, ma per il perché profondo che il vostro prodotto o servizio rappresenta. Chi compra un prodotto Apple non lo fa perché è un amante della tecnologia. Lo fa in fondo, perché vuole vivere un'esperienza immersiva di brand, di puro lifestyle, ok? Se lo facessimo per l'amore della tecnologia, esistono prodotti che hanno una tecnologia molto più avanzata e che costano molto meno. Andrea, ripeti il titolo del libro, Partire dal perché, no, si sono autorisposti, crowd... Partire dal perché di Simon Sinek, Start with Why in inglese. Grazie. Simon Sinek. Ma guardate i suoi video su YouTube di Simon Sinek, è molto di ispirazione, è un giovane di, secondo me, avrà massimo 40 anni, quindi è un uomo che è riuscito a fare una fortuna, ovviamente adesso, portando a galla delle verità, che quando poi le leggi dici, caspita, come ho fatto a non farlo, è vero, no? Però lui ha avuto, secondo me, la grande visione di... come posso dire, no? di metterle nero su bianco e via, no? Quindi anche la comunicazione deve essere incentrata sul vostro perché profondo, e questo perché profondo si riassume all'interno di un'impresa nel suo nucleo strategico, ok? Missione, visione, valori, le mete profonde che vogliamo raggiungere, quindi perché esisto, cosa voglio diventare nei prossimi 3 anni, cosa è importante per noi, i valori. E tutti questi aspetti, ok, non devono essere riassunti in statement, in frasone da isolare in una porzione del sito. Devono permeare tutto lo storytelling aziendale. Se è vero che il why è la forza attrattiva di una fetta di mercato, questo why deve diventare oggetto della conversazione, oggetto dello storytelling aziendale. Ok? Non basta però questo, perché attenzione, il why è di ispirazione. Poi dobbiamo imparare a riflettere sui
fattori critici di successo di un business. Perché se è vero che la mia comunicazione non deve essere estemporanea e casuale, ma deve essere invece focalizzata sulla mia capacità di generare valore, io devo compiere, prima di comunicare, un attento esercizio per andare a mappare i fattori critici di successo. Che cos'è un fattore critico di successo? È una porzione del valore dell'attività aziendale dove, se sbaglio, vivo un insuccesso, o dove, se faccio bene, invece ottengo un successo. Per definizione non possono essere tanti, capite? Perché se io ho tantissimi fattori critici di successo, il rischio di esplodere è molto alto, ok? Perché vuol dire che io posso saltare per mille motivi. E quindi qui l'esercizio diventa complesso, perché dobbiamo imparare a dare delle priorità all'interno dell'azienda, a distinguere ciò che è davvero critico da ciò che è importante ma non così critico. Lo strumento che noi abbiamo ideato si chiama, deriva dal business model canvas come strumento. Noi ne abbiamo sviluppato un'accezione in ambito comunicativo, il business model canvas comunicativo, che è quello che vedete qui rappresentato, una sola chart che di solito si stampa in grande e si appende all'interno di un ufficio, dove dentro sono raggruppate le principali aree di valore dell'impresa che possono contenere, non necessariamente tutte, dei fattori critici di successo che, attenzione, rappresenteranno il driver della futura comunicazione di impresa. Come dire, devo fare un post sulle vacanze estive? Sì. Lo devo fare sul Natale? Sì. Ma ne devo fare uno sui processi distintivi che io ho all'interno della mia azienda? Sì. E sulle competenze che ho? Certo. E sulle partnership di un certo tipo che ho sviluppato negli anni? Caspita. Ok. E su come io sono capace di sviluppare dinamiche relazionali? Certo. Ok, e via così dicendo. Quindi devo legare la mia comunicazione alla mia capacità di creare valore attraverso questi pillar che trovate rappresentati in questa chart. Ok? Ovviamente, come potete notare, uno degli aspetti distintivi peculiari di questa mappa è il target. Probabilmente in altri corsi, o magari con Stella, non so se avete parlato di buyer personas. Sì. Okay. Rispondete sì, altrimenti qua fate fare una cosa. Esatto, no? Quindi non mi soffermo più di tanto. Oggi... Certo, guarda, no, anche perché ti ho detto che ti voglio intervistare, ti sto rubando un sacco di tempo, è già passata un'ora, quindi... Allora vado veloce sulle buyer personas, che so che sapete. Dobbiamo ovviamente lavorare sulla brand identity aziendale, ok? Perché ovviamente la comunicazione deve promuovere la riconoscibilità del brand, e questa riconoscibilità non può che passare ovviamente dalla sua brand identity, con ovviamente una chiara rappresentazione di quelli che sono i valori che contraddistinguono il brand sin da quando è nato, ok? E ovviamente per le promesse che è capace di portare all'interno del mercato. E questo sicuramente è un aspetto molto importante. Però poi, ovviamente, una volta che avete, diciamo, definito tutti questi fattori critici di successo all'interno del business model canvas comunicativo, qui dovete iniziare a comunicare a partire da questi fattori critici di successo. E la domanda sorge spontanea: da dove comincio? Questa matrice di posizionamento vi aiuta a dare un ordine di priorità. Perché andremo a distribuire su questa matrice i fattori critici di successo per supportare attraverso la comunicazione un preciso posizionamento comunicativo. Esistono almeno tre diversi tipi di posizionamento: un posizionamento di consolidamento, un posizionamento di estensione, un posizionamento di rottura. E tutti e tre devono essere comunicati già il giorno zero. Ovviamente il giorno zero io comunico di più il posizionamento di consolidamento, che è quello che mi dà il pane quotidiano, cioè quello dal quale io oggi faccio la maggior quota di fatturato. Il posizionamento di consolidamento è quell'atto comunicativo che, se racconto, il mondo mi attribuisce. Ok? Se io oggi faccio un post sulla mia azienda dicendo alcune cose che la rappresentano oggi, il mercato le riconosce come vere, perché ha imparato a conoscermi così. Però già oggi io devo estendere questo posizionamento andando a contare come cambierò domani mattina, ma soprattutto qual è la mia visione, il posizionamento di rottura. Quindi immaginatevi questa matrice popolata di tutti i fattori critici e
come strumento per dare un ordine di priorità a supporto dei vari posizionamenti che io posso perseguire. Ovviamente poi nasce la content strategy nasce appunto dai bisogni delle buyer personas, dalle sfide che devono rappresentare, dalla mia capacità di generare valore in funzione dei bisogni delle buyer personas, ovviamente il tutto valorizzato da una creatività che necessariamente deve associarsi alla brand identity aziendale. Quindi i bisogni delle personas, la mia capacità di generare valore all'interno di concept creativi e di contenuto che richiamino la brand identity sono il mix, spero di aver risposto a Giovanni, per ovviamente essere inbound in un modo efficace. Ok? Stella, io volevo far vedere un caso. Dai, vediamo il caso. Poi ti trattiamo altri 10 minuti e ti faccio un paio di domande. Se puoi, Io lo dico per voi, cioè nel senso, quindi no, al massimo... No, guarda, tanto fino... Facciamo l'intervallo, direi alle 15.30, quindi ce la facciamo a far vedere il caso e farti un paio di domande, sì. Dai, cerco di andare... spedito tu vai la velocità che serve, perché poi questa parte di applicazione in effetti è la cosa più, diciamo, più pratica, diciamo, dopo l'ispirazione, anche capire come si fa è molto importante. Certo, assolutamente. Allora, chi è Giacomo? Giacomo è, per alcuni potrebbe essere un concessionario, in realtà è un'azienda da 250 milioni di euro di fatturato. È un dealer che ovviamente propone sul mercato tutti i principali brand del gruppo Volkswagen, sia nuovi che usati. Quindi capite che pochissime aziende in Italia hanno un fatturato di questa dimensione, quindi chiamarlo dealer sarebbe estremamente riduttivo. È un'impresa manageriale con processi, con delle strutture chiave e noi ovviamente ne seguiamo la comunicazione ormai da tempo. Allora, la prima cosa che abbiamo applicato la metodologia che vi ho fatto vedere. E siamo partiti proprio dal nucleo strategico, un nucleo strategico che ovviamente poi ha permeato lo storytelling aziendale e quindi abbiamo riscritto la missione. Ovvio vi faccio vedere l'atto finale, però Mobility is for All, già come l'Urban Mobility Hub, è una missione che ha tutti gli elementi di una missione efficace, quindi è corta, è evocativa, è incentrata su un bisogno di un cliente, è contestuale, quindi ha tantissimi aspetti che hanno portato... Pensate, prima questa azienda non aveva una missione o chi sosteneva che ci fosse era un pippone infinito di 10 righe che era incomunicabile per definizione. Quindi abbiamo lavorato sulla missione, abbiamo lavorato sulla visione e se la leggete questa visione parla non di un concessionario, no? Ma parla di un'azienda che è capace di intercettare i trend futuri della mobilità sostenibile all'interno di un modello di business tipicamente retail che abbraccia i principi del retail 4.0 per chi di voi l'avesse già studiato o intende studiarlo, per esempio, in un percorso di tesi. Ok? Quindi questa visione, se la leggete, dici, ma caspita, cioè nel senso, tutto può essere tranne che un concessionario. In realtà l'azienda sta andando proprio in questa direzione. Così come abbiamo lavorato sui valori. Io molte volte quando leggo i valori dell'azienda mi viene da piangere, no? Noi siamo un'azienda etica, siamo un'azienda onesta, ma può essere un valore, cioè essere onesto, ma chi comprerebbe da un'azienda disonesta, voglio dire, no? I valori aziendali devono esprimere ancora meglio il perimetro nel quale tu intendi raggiungere missione e visione, ok? Quindi il valore centrale di un'azienda come Giacomo è il mobility, no? Urbana, connessa, condivisa, centrata sull'uomo, sostenibile. Questi sono i valori che parlano di un business. Non siamo un'azienda etica. Ci mancherebbe che tu non sia etico, voglio dire. Quindi i valori, se li scrivete copiandoli, scopiazzandoli a destra e a sinistra, certo, fate bene a metterli in basso a destra in un sito, tanto nessuno li leggerà mai. Se invece sono espressione di chi siete e cosa fate, allora possono diventare oggetto di uno storytelling. Ovviamente poi abbiamo lavorato sulla brand identity, questo ovviamente anche qui viene da una sintesi, dal carattere tipografico che è stato studiato con grande attenzione, ai colori che dovevano essere evocativi del tipo di identità, no? Un'azienda solida, diciamo capace di esprimere grande confidenza sul mercato, ovviamente con tutte le sue declinazioni di sfumatura, e tutto ovviamente è
rientrato all'interno di un concetto di storytelling. E lo storytelling può avvenire ovunque, a partire dai canali vostri proprietari, quindi dal sito, per esempio. Ok, vedete la missione, non è in basso a destra, boom, ok, te la sto imponendo, la visione, i valori te li sto descrivendo, perché se è vero che tu mi scegli per il why, allora la Golf, invece che prenderla da uno a caso, probabilmente la prendo da un'azienda che mi rispecchia o per quello che è capace di darmi in termini di esperienza. Il blog inbound, ok? Come potete vedere, richiama ancora una volta il concetto di missione. I social media, Instagram, vedete, valori, visioni e missione, ampiamente documentati. Addirittura, per raccontare bene il nucleo strategico, abbiamo creato una specie di documento che descrive la filosofia sottostante alla mobilità che Giacomo vuole promuovere all'interno di un mercato come quello milanese, ok? E quindi abbiamo creato un impaginato, quindi un libro proprio stampato da dare innanzitutto all'interno dell'impresa, ma poi da regalare anche ai clienti. Abbiamo creato delle landing page ad hoc per far scaricare questo documento alle persone interessate ai temi della mobilità, e ovviamente qui avviene il cuore dell'inbound. Vedete, questa è una soluzione che io ti sto offrendo per alimentare la relazione di fiducia nel tempo, ma tu per averla mi devi dare nome, cognome, email, qualche informazione che ti trasformeranno da utente sconosciuto in un visitatore qualificato all'interno delle mie proprietà come il sito o il blog. E una volta che tu lo fai, e entrerai all'interno del mio CRM, ok, CRM, e da lì poi io potrò avviare, grazie a questa tua qualificazione, delle conversazioni molto più contestuali, perché impareremo a conoscerci, e invece di mandarti un messaggio promozionale generalizzato, gentile utente, no? Ti manderò una promozione di una Golf, perché so che tu ami, sei una buyer persona precisa che ha un certo tipo di bisogno, ha un certo tipo di potere di spesa, e quindi invece di mandarti una macchina qualunque, ti manderò la macchina che probabilmente fa al tuo caso. Ok? Ovviamente poi abbiamo lavorato sulla content strategy. E vedete che la matrice, adesso non, per questioni di tempo non posso farvi vedere il canvas popolato di tutti i fattori critici di successo, però sicuramente vi faccio vedere la matrice, che è una matrice strategica, perché riflette diciamo il nucleo strategico dell'azienda. Vedete, c'è la bisettrice, è la missione, Mobility is for All, e ci sono dei precisi driver evolutivi del business sia sulle ordinate che sulle ascisse, ma soprattutto ci sono dei posizionamenti di consolidamento, di estensione e di rottura, e con la nostra azione di comunicazione noi dobbiamo andare a supportare questi posizionamenti che l'azienda intende raggiungere. Quindi immaginatevi a completamento di questa chart tanti fattori critici di successo, e questo deve essere un poster appeso in azienda dal quale far partire tutta la comunicazione dell'impresa. E vedete, tutti i post che noi facciamo, ok, che sia un nuovo modello, che sia parlare delle persone o le rubriche specifiche, già come l'Urban Mobility Hub, Urban Milano, il legame con il territorio di Milano è molto forte, quindi vedete, questa rubrica è molto incentrata su Milano, ok, è in realtà espressione del nucleo strategico, perché è parte del nucleo strategico, piuttosto che i trend della mobilità futura, le auto ibride. Quindi questo post non è casuale, ma rispecchia i valori che abbiamo disegnato all'interno del nucleo strategico, così come esigenze specifiche del target aziendale, come per esempio i fleet manager, che sono quelle persone che all'interno dell'azienda gestiscono le flotte di auto aziendali. Altre rubriche ovviamente che alimentano il lancio di nuovi modelli, piuttosto che ovviamente il lancio di nuovi prodotti, i servizi, il service molto importante, e via così dicendo, no? Quindi se avessimo avuto più tempo avrei potuto analizzarvi tutto più nello specifico, no? Arriviamo al cuore, come si costruisce una campagna inbound.
Allora, la campagna inbound è un tipo di contenuto che nasce con l'obiettivo di posizionarvi in modo organico sui motori di ricerca, in particolare Google. Okay? Quando dico posizionarvi vuol dire nella prima, nelle prime posizioni della prima pagina senza azioni di advertising. Per farlo è importante capire che il viaggio che un cliente compie o che un potenziale cliente compie per diventare un vostro cliente è come se fosse un imbuto, ok? Si parte da una condizione nel quale il potenziale cliente non vi conosce, ma ha un bisogno molto alto che deve legittimare, che deve documentare. Questo viaggio poi si sviluppa per la ricerca di soluzioni e solo alla fine, quando le soluzioni per il problema sono chiare, attraverso una comparativa delle poche alternative che lui ritiene percorribili per lui. Tofu, Mofu e Bofu sono l'espressione di questo viaggio. Tofu sta per top of the funnel. Qui il cliente non sa nemmeno che esistiamo, il potenziale cliente non sa nemmeno che esistiamo. Lui ha un bisogno, ha un problema e si deve documentare. Mofu è la parte mediana di questo funnel. Lui si è documentato sul problema, adesso deve trovare delle possibili soluzioni, middle of the funnel. E infine, quando ha capito quali sono le soluzioni, deve ovviamente fare un panel ristretto di alternative e sceglierne una, bottom of the funnel. Ok? Allora, la campagna inbound sviluppa contenuti lungo ognuno di questi step. Ok, parte alta del funnel, parte bassa mediana del funnel e parte bassa del funnel, per fare in modo che questi contenuti vengano giudicati pertinenti da Google, e Google è diventato molto bravo a valutare questo aspetto, a fronte di una ricerca tramite query di un utente. E Google oggi è capace anche di interpretare il significato della query che state mettendo anche attraverso l'analisi dei sinonimi. Quindi l'atto di essere pertinenti con un contenuto a fronte di una ricerca non è banale, perché Google è diventato sempre più intelligente a fare questo tipo di abbinamento, no? E allora vedete che la matrice si sviluppa, si articola con dei metatemi comunicativi che derivano dai fattori critici di successo del business, e da qui andremo a sviluppare tutta la content strategy. Ok? E come si fa? Ovviamente attraverso l'analisi delle parole chiave che noi vogliamo, per le quali noi vogliamo indicizzarsi, e quindi per ogni fase del funnel, parte top sul problema, parte middle sulle soluzioni, parte bassa ovviamente sulle nostre soluzioni, dobbiamo andare ad analizzare quelle keyword che possono essere descrittive del problema, descrittive della ricerca di una possibile soluzione e ovviamente di quella che è la nostra soluzione. Svolta questa analisi, ci sono tantissimi strumenti per farlo, ve ne ho messi alcuni qui, no? A partire ovviamente da Google, riusciamo fondamentalmente a pianificare una campagna inbound. Oggi per posizionarvi in modo efficace su un motore di ricerca come Google, bisogna usare la tecnica della pillar page, ok? Adesso non voglio addentrarmi troppo, magari lo faremo un'altra volta, Stella, sulle tecniche SEO per farlo. Una pillar page è un insieme molto vasto di contenuti che voi sviluppate per presidiare molteplici keyword connesse a un tema centrale per il quale voi volete essere riconosciuto. Questo non è un caso di Giacomo, è un altro caso, non è un problema, però come potete vedere al centro c'è scritto meccatronica, ok? Io voglio, come dire, no? Farmi riconoscere da Google per il termine meccatronica, e sviluppando tutta una serie di contenuti collegati a questo termine, quei rami che vedete sono tutti articoli collegati che trattano parole che arricchiscono il significato di meccatronica. Ok? E ovviamente attraverso dei link interni io posso creare un super articolo, una pillar page, che linka a tantissimi articoli che sono sempre presenti nel mio blog e che aiutano il rafforzamento del mio posizionamento organico nel motore di ricerca Google. Ok? E se fate bene questo, ovviamente alla fine inevitabilmente apparite in prima pagina, cioè il vostro contenuto diventa pertinente, giudicato come pertinente da Google per la ricerca che l'utente compie. Ok? E ovviamente non basta lavorare solo sulle keyword, dovete poi sviluppare dei contenuti premiali.
Il contenuto premiale è il cosiddetto, quello che una volta si chiamava lo scaricabile, è un approfondimento, un white paper, un report, un'infografica, che date all'utente la possibilità di riceverlo via mail, ovviamente in cambio della sua qualificazione, un nome, un cognome, una mail, un numero di telefono, e man mano che questa persona si spinge verso il basso del funnel di conversione, man mano lui riceve sempre più contenuti premiali e vi darà sempre più informazioni di qualificazione. Senza i contenuti premiali non farete mai una campagna inbound, perché l'utente non si qualificherà mai a voi senza poter ricevere in cambio qualcosa appunto di premiale. Ovviamente poi dovete scrivere gli articoli e una campagna inbound di solito si compone di circa una quindicina, massimo 18-20 articoli divisi tra le tre fasi: top of the funnel, middle of the funnel e bottom of the funnel. Quindi quando si dice che io faccio 4 campagne all'anno, non vuol dire che scrivo 4 contenuti all'anno, ne scrivo 80-100 divisi tra 4 campagne e articolati in ogni campagna per la parte alta, mediana e bassa del funnel. Ovviamente poi metto a fuoco le buyer personas, definendone i problemi, i bisogni e quello che noi possiamo offrire per essere contestuali e pertinenti a lui, e alla fine mi metto a trovare le parole chiave, no? Quindi vedete, sono nella parte alta del funnel, il top of the funnel, e il bisogno della buyer persona è, per esempio, conoscere, prepararsi alle nuove forme di mobilità. Ho fatto un'intervista per saperlo, ho costruito una buyer persona attraverso delle interviste, dei focus group. Quel bisogno io vado a vedere come si indicizza su Google, attraverso quali parole chiave, e attraverso queste parole chiave vado a costruire quella pillar page che vi ho fatto vedere in precedenza. Ovviamente lo faccio per la parte alta del funnel, per la parte mediana del funnel, lo faccio per la parte bassa del funnel, e ovviamente sviluppo i cosiddetti scaricabili, i documenti che puoi ricevere per mail se mi lasci la tua mail, il tuo nome, il tuo cognome, un white paper sulla gestione delle flotte aziendali nella parte alta, per esempio, così come ci sono gli articoli con dei titoli che possano attirare l'attenzione ovviamente del nostro target audience, e poi ovviamente creo i percorsi di conversione, quindi gli articoli di blog, le call to action. Vedete, scarica il white paper, ok? Quindi se fai clic su questo bottone atterri su una landing page che ti chiede di inserire il nome, il cognome, la mail, per ricevere ovviamente via mail il documento premiale di approfondimento. E ovviamente appena lo fai, c'è una thank you page che ti ringrazia per averlo fatto, e ricevi istantaneamente sulla tua mail che hai lasciato una mail che ti dà la possibilità per ricevere questo documento, e nel frattempo ti invita ad approfondire altri contenuti, quelli che ti spingono sempre più verso il basso nel funnel di conversione. Perché la relazione non deve mai morire. La relazione deve essere improntata sul medio e lungo termine, quindi dandoti continuamente contenuti informativi ed educativi. E, cara Stella, con un rush finale, ho provato, mi scuso se ho dovuto accelerare un pochino. Ma se chiarissimo, per alcuni dei nostri studenti sicuramente sei stato più chiaro che per altri, lo trovo veramente interessantissimo, ragazzi. Non ho mai fatto una sintesi così veloce di un percorso così complesso. È un percorso complesso. Me ne scuso in anticipo, No, sei stato chiarissimo. Però io, prima di lasciarti, volevo sapere qualche cosa su di te. Allora, raccontami com'è che sei diventato imprenditore? Che cosa è nato dentro di te? Sono quelle domande da $1 milione. Allora, avevo bisogno di creare qualcosa di mio, Stella. Cioè, io non ho fatto una startup a 20 anni, avevo 30, 35 anni, 36 anni, quindi ero sufficientemente maturo. Io vedo tantissimi ragazzi che si cimentano nel mondo delle imprese senza una chiara cognizione di cosa sia un'impresa. Ok, io avevo, vedi, e ritorniamo alla prima domanda. Mi ero laureato, avevo il dottorato di ricerca, avevo insegnato già, avevo fatto tantissime consulenze, quindi ero pronto per fare un'impresa, che è una cosa complessa.
Fare impresa è complesso, ragazzi, ok? E non si può improvvisare, perché ti bruci in uno dei mille meccanismi di complessità che fare impresa comporta. Quindi mi sentivo pronto e avevo voglia di avere dei colleghi, alcuni da far crescere, altri con cui confrontarmi, e non solo, come posso dire, no, clienti o relazioni più o meno improvvisate. Il momento di mercato era maturo, era pronto, e quindi l'idea c'era, no? Degli ingredienti tipici di un percorso imprenditoriale c'erano tutti. Know-how. Senti, quali sono state le difficoltà, quali sono secondo te le difficoltà maggiori? Se i nostri ragazzi si laureeranno, faranno magari delle esperienze, cosa consigli come esperienza di fare prima, poi appunto magari di affrontare un percorso imprenditoriale? Ma allora, vedi, si fa impresa quando hai una bella idea. Se non hai l'idea, hai i soldi. E se non hai i soldi e l'idea, conosci qualcuno a cui agganciarti, perché la tua competenza insieme a quelle persone... Ok, quindi competenza, cioè i soldi, da bella idea, soldi, una grande competenza, e ti aggancia a qualcuno. Una di queste tre condizioni devi averla, capisci? Cioè, okay. Nel senso, puoi avere l'idea ma non avere i soldi. Aggiungo una quarta, il network. Io mi ricordo che quando mi sono laureato un grande mentore, per me molto importante, mi disse: Andrea, avevo 24 anni, per i prossimi 15 anni ti prova a dare un feedback, no? Al di là del mese ai tuoi studenti e smetteranno di seguirti. Lui mi disse: per i prossimi 15 anni, scusa, cioè, nel senso, devi lavorare per due cose, mi disse. Il network di relazioni e una competenza che il mercato ti possa riconoscere. Se fai queste due cose, i soldi arriveranno di conseguenza. Oh, io ho fatto così, eh? Cioè io ho lavorato per il network, oggi per fortuna anche grazie all'università ho tantissime relazioni, e ho lavorato duramente sulle mie competenze. E quindi è stato più... Sì, probabilmente se avessi fatto impresa a 28 anni non ce l'avrei fatta, o quantomeno non come sta andando. Come adesso. No, mi sembra un suggerimento veramente, veramente, veramente intelligente, semplice, ma molto efficace. Il networking è veramente... un know-how che va... Noi conosciamo un'associazione, per esempio, che è una fonte di networking importante. Esatto, esatto, esatto. Momento spot. Esatto, adesso apriamo lo spot, poi chiamo Gaetano a fare la pubblicità per gli Young. Allora, in cosa si è laureato, chiede Matteo? So se hai, Allora, mi sono laureato nella vecchia laurea in economia e commercio, e pensate che quando l'ho scelta, io sono stato l'ultimo del ciclo quadriennale, e a 19 anni ero così, no, che fa? Io ero tre ingegneri in casa mia, no? Quindi c'è proprio, loro mi hanno detto: no, fai economia. Io ho letto la guida di facoltà, c'era scritto: se ti laurei in economia e commercio, puoi fare il commercialista o il sindaco, no? Per me il sindaco era il primo cittadino, ma sai che mi ci vedo come sindaco, ho detto, no? In realtà poi studiando ti accorgi che il sindaco è un'altra cosa, no? Cioè, e da lì è partita, no? Cioè nel senso, poi vabbè, il dottorato di ricerca l'ho fatto in sistemi di misurazione della performance, e imparare a pianificare e misurare è tutto, ragazzi. In un mondo come il digitale il numero è, la performance è un fattore critico di successo. Quindi volevo fare il sindaco e non ho fatto il sindaco. Adesso io non so se è bellissimo o a cosa si riferisca, è anche un bel ragazzo, non lo so se è una delle tue frasi, comunque. La frase, al sindaco, ah no, va bene, ok. Allora, in quale cattolica. Università cattolica? Ci sono altre domande, ragazzi, poi lo liberiamo, che l'abbiamo inchiodato, veramente è stato un grande regalo, Andrea, del no, tuo grazie tempo. A voi, è stato un piacere. Veramente utilissimo. Hai solo 370 molto... studenti, proprio due. Si immagina gli esami adesso. Comunque ti ringraziano. Posso chiedere, se non peccassi, di Ubris, con quale piattaforma sono state realizzate le slide? Keynote di Agile. Spogliano dall'Alfa all'Omega. Consiglio su un percorso di studi, chiede Giovanni, credo che sta facendo la triennale. Siete troppo in ritardo per questo consiglio. Oggi quando un genitore mi chiede a cosa iscrivere uno studente, io gli consiglio sempre 3 anni quantitativi pesanti, matematica o fisica, e 2 anni di economics.
Quindi però se siete portati per la matematica potete puntare magari sulla specialistica. Quali sono le università che consiglia per la specialistica in questo campo? E non posso fare pubblicità. Ma sì, dai, fai pubblicità. Ah, poi sono fair. Andate all'estero. Ok. Boston. Boston. Studiate? Erano troppo belle per essere di chi note, dipende dalla mano di chi le fa, da Laura. No. Non ci sono trucchi, senza guardate, non ci sono trucchi. No, perché c'hanno respiro, sono fatte veramente molto bene. No, guardate che Keynote è un potentissimo, in generale tutta la sua, io non uso più Microsoft, quindi cioè, nel senso, ma anche Word uso. È un creativo dell'animo. Quali sono le università che consiglia per la specialistica? L'abbiamo già detto, andiamo a Boston, altrimenti dai, qualcosa in Italia. Cioè nel senso, io insegno in Cattolica e ci sono alcune facoltà che sicuramente sono molto forti, inevitabilmente la Bocconi, ma così come la LUIS, hanno sicuramente un respiro più manageriale, più insomma. Ok, diciamo per andare verso sì, a livello, diciamo, per fare il manager, anche se lì in network. Mi hanno parlato molto, molto bene dello USVE, che è l'università, che c'è, hanno un corso di laurea in comunicazione, che è molto bene. Il nostro in Cattolica di Cimo funziona molto bene, in comunicazione per l'impresa, i media, le organizzazioni complesse. Sì, sì, no, ma infatti... Però ragazzi, se potete andate all'estero. Sì, anche per la lingua, che diciamo poi per il futuro. Allora, tutto quello che vi ho insegnato arriva dall'America, arriva dal Far East, quindi... sì, quindi quanto ti piace il tuo lavoro? O avresti voluto fare altro, vedendo indietro al tuo percorso? Quando ero piccolo volevo fare il collaudatore di auto, il pilota. Tornando indietro? Vabbè. Quindi insomma, no, guardate, io non ho mai avuto un contratto di assunzione in tutta la mia vita. Ecco, questa è una cosa faiosa, perché cioè, non esiste. Oggigiorno aspetta il lavoro fisso. Libertà, per me la libertà è d'oro. Mi hanno proprio, guardate, 15 giorni fa mi hanno proposto di comprarmi una grossa multinazionale e ho detto di no. Bravo, hai fatto bene, confermo. Dove ritrovare, avere queste slide? Ah, giusto, HubSpot. Allora, se andate su HubSpot... ve lo scrivo in... Bravo, scrivi in chat, così poi lo scarico. Metto HubSpot, che è la piattaforma tecnologica che io rappresento in Italia, anche. Dentro c'è una sezione di Academy che contiene una marea di percorsi certificativi che vi invito a fare a partire dall'inbound. Sono free, ok? Quindi cosa studiare? Ma guardate, prendetevi tutte le certificazioni di questa terra, da quelle che vi offre HubSpot sul mondo inbound, a quelle di Google, a quelle di Facebook, e già siete una bomba. Okay, sì, sì, quindi... sono gratis, sono lunghe, ma sono fattibili. Secondo lei, quali sono le migliori esperienze da fare, da inserire nel curriculum, che possono essere maggiormente apprezzate? Tutto ciò che vi permette di sviluppare... Allora, vi faccio... non mi potrete rispondere, ma se vi facessi questa domanda, chi di voi vuol fare il venditore? Chi di voi vuol fare il venditore? Dai, sì o no? Sì o no? Forza, mano alle tastiere! Eccoli. No. Ok, speriamo che questa risposta sia statistica. Adesso vi faccio un'altra domanda, ok? Chi di voi vorrebbe fare l'amministratore delegato? No, fermate, adesso rispondetevi a questa mia domanda. Chi di voi vuole arrivare all'apice di un'organizzazione, fare l'amministratore delegato? Io, sì. Bene, perfetto, ok. Se non sono imparato a vendere, non diventerete mai un amministratore delegato. E su questo direi, Andrea, grazie. Prego. Grazie di essere stato con noi e alla prossima. Noi ci vediamo, ti ringrazio. Grazie ragazzi. Ci vediamo dopo l'intervallo tra un quarto d'ora. Grazie. Ciao a tutti, a presto. Ciao Andrea, grazie. Ciao. Grazie di cuore. Prendiamo la registrazione. E nella seconda parte della nostra lezione noi parliamo della Direct.
della comunicazione diretta. Allora, vediamo il percorso, partiamo come al solito da dove eravamo. Quindi stiamo parlando appunto dell'utilizzo dei mezzi proprietari a pagamento o guadagnati e abbiamo cominciato naturalmente a parlare dell'utilizzo dei miei media, quindi dal packaging al punto vendita, venditori, sito web, content strategy. L'utilizzo della content strategy per fare questa attività inbound, che come avete visto non è solo creazione di contenuti, ma creazione di contenuti ed esperienza. E poi anche avete visto una metodologia di utilizzo grazie al digitale. Proseguiamo la nostra carrellata dei media proprietari con la comunicazione diretta. Dopo fatta la strategia di gating, e quindi magari attraverso una content strategy intelligente abbiamo ottenuto la possibilità di contattare potenziali clienti, possiamo utilizzare la comunicazione diretta. Naturalmente non useremo la comunicazione diretta solo con le persone che abbiamo attirato tramite attività inbound o di content strategy, ma possiamo usare la comunicazione diretta quando conosciamo come contattare il nostro cliente, quindi o contattare il target della nostra comunicazione. Se è una comunicazione interna, per esempio, gli indirizzi mail saranno quelli aziendali. Se è una comunicazione finanziaria, magari avrò già un database di contatti privilegiati. Se è una comunicazione con i giornalisti, avrò il mio database con gli indirizzi mail del mio target. Quindi laddove ho la possibilità di conoscere e il permesso di comunicare direttamente con il mio target, naturalmente cercherò di usare la comunicazione diretta. Quindi questa l'ultima parte della lezione di oggi, parliamo del direct marketing, chiamato anche direct response o direct communication. Diciamo, forse il termine più conosciuto è direct marketing, però non è che sia appropriato in tutte le situazioni, perché spesso si tratta solo di fare un'attività di comunicazione diretta, non necessariamente di attività di marketing nel complesso. La comunicazione uno a uno è sicuramente una delle forme più efficaci di comunicazione. Dopo il venditore, il direct response consente questo approccio personalizzato che funziona anche utilizzando media che sono apparentemente obsoleti, come la lettera, la telefonata, il catalogo. Quindi non pensate subito che gli strumenti del direct response siano solo le email, ma c'è un'ampia gamma di strumenti anche meno digitali. Ultimamente la comunicazione diretta è diventata molto più economica e anche raffinata grazie al digitale, grazie alla possibilità di personalizzare non solo il target, ma anche il messaggio per quel target. Come abbiamo visto prima con Andrea, no? Possiamo addirittura creare tanti messaggi diversi a seconda della fase del conversion funnel. Quindi il digitale ci consente di mirare il messaggio giusto alla persona giusta nel momento giusto. L'obiettivo fondamentale del direct response è quello di realizzare un rapporto diretto e interattivo fra gli attori principali del processo di comunicazione, l'impresa e il cliente. Interattivo perché il cliente può rispondere, quindi il direct response non è o direct marketing, non è solo io parlo con te, ma tu mi puoi rispondere. Si intende appunto con questa disciplina un sistema di comunicazione volto ad interagire con il target in maniera interattiva, diretta e personalizzata, ottenendo delle risposte misurabili. E avete capito, sempre con l'intervento del nostro testimone di oggi, quanto è importante misurare poi i dati. La definizione della Direct Marketing Association è questa qua. Quindi possiamo definire il direct marketing come qualsiasi comunicazione diretta ad un destinatario consumer o business che è strutturata per generare una risposta nella forma di un ordine, quindi un ordine diretto, compro qualcosa, una richiesta di ulteriori informazioni, che è la famosa lead generation, quindi, oppure
una visita a un negozio o ad un altro posto dove si fa business per acquistare il servizio o il prodotto, quindi fare traffic generation. Quindi quando io faccio un'attività di direct marketing, cerco di generare una risposta in termini di acquisto diretto, richieste informazioni o generazione di traffico al mio e-commerce o anche a un negozio fisico. Anche la comunicazione diretta possiamo considerarla un media own, a seconda se io possiedo i contatti delle persone che voglio raggiungere, o paid, se li voglio comprare, perché si possono comprare. Questo vi spiega perché siamo tutti oggetto di telefonate, di altre, di mail, di soggetti a cui non abbiamo mai dato il permesso di contattarci. E ci sono appunto delle aziende che vendono questi database, anche specializzati, quindi partite IVA, certificati, questi qua di SEO Metrics vendono appunto i contatti di queste partite IVA, come ce ne sono tanti altri. Naturalmente l'utilizzo maggiore è sulla base dei miei clienti. Diciamo che l'utilizzo maggiore della direct communication si fa con le persone che sono i miei clienti oppure che ho creato come lead attraverso attività, appunto, come abbiamo visto prima, di inbound. Quali sono i media? Quali sono gli strumenti della comunicazione diretta? Vediamo un po', va, mano alle tastiere, sveglia. Quali sono i mezzi che posso usare per fare comunicazione diretta? Oh, vedete che la mail arriva subito, telefono fortunatamente è spuntato, social, giusto, messaggi, giusto, telefono, newsletter, giusto, posta, chat, social, telefono. Ok, dai, direi che ci siamo, posta, sì, non vi dimenticate mai le robe anche fisiche, anche old style, telefono, la posta, perché su alcuni target sono determinanti, anche il coupon, complimenti Caterina. Allora, il negozio è corretto dire che è un punto dove si fa comunicazione diretta, perché c'ho il venditore. Allora, quasi è più diretto di un venditore che ovviamente parla con il potenziale cliente, però quello ne abbiamo già parlato, perciò quando parliamo di direct response escludiamo la componente venditore. Ok, il volantino, se contiene un coupon con la possibilità di creare una lead, una richiesta di informazioni, una vendita o un traffico, tutto quello che è diretto e con risposta misurabile rientra tra i mezzi utilizzabili. Quindi tipicamente i principali quali sono? Le telefonate, il famoso telemarketing, la posta cartacea, le lettere o anche il catalogo, i couponing fisici e digitali, anche adesso ci sono anche quelli digitali, le email, quindi la mail diretta, anche le newsletter. I social network consentono di fare comunicazione diretta, come diciamo la mail diretta, per esempio la fa LinkedIn, ma anche una profilatura. Diciamo che tipicamente per direct communication intendiamo più una mail one to one che una profilatura di un messaggio, però ormai è un confine molto labile. E poi ormai è diventata personalizzabile, diretta, interattiva e misurabile anche della comunicazione ambient, quindi poi vedremo degli esempi da Cannes. Le carte fedeltà, Benedetta, sono un ottimo modo per riuscire ad ottenere il contatto, però non è tanto la carta fedeltà, ma è il modo con cui io contatto colui che ce l'ha. Per cui se ho la sua mail, se ho il suo telefono, se ho l'indirizzo di casa, devo avere qualcosa che mi consente di conversare, di scrivere alla persona, di avere un contatto diretto. Quindi sicuramente la carta fedeltà è un modo per avere il lead, perché io mi iscrivo per avere la carta, lo sconto, eccetera. Dopodiché ovviamente do i miei contatti e voilà con la gating strategy. Chiunque voglia fare direct communication però deve rispettare le norme sulla privacy. Le norme sulla privacy, tra l'altro, adesso c'è un particolare attenzione. Quindi
dovete chiedere il consenso. Non posso, io vi ho chiesto il consenso per avere le vostre mail, per potervi mandare le mail, come ho fatto oggi per esempio con l'intervento di Andrea, come poi vi manderò altre cose che ritengo interessanti. Io devo chiedere il consenso, e non solo, ma devo avere il vostro, diciamo, il vostro indirizzo mail, i vostri dati in una posto sicuro, e posso eventualmente, se qualora voi voleste annullare il consenso, voi naturalmente potete annullare il ricevimento delle mie mail. Questo deve essere assolutamente rispettato. Cioè, le caratteristiche del nuovo regolamento europeo che è uscito nel 2018, della GDPR, la General Data Protection Regulation, deve garantire questi 6 principi. Quindi, intanto il trattamento dei dati personali, voi dovete sapere chi è che è il responsabile. Quindi a chi l'avete dato di nome, cognome, indirizzo, infatti c'è tutto il mio indirizzo. Poi i diritti della cancellazione. Se voi volete essere tolti dal mio database, avete il diritto di chiedermelo e io vi devo eliminare rapidamente. Poi devono essere, i dati devono essere protetti, diciamo, quindi non li posso vendere. E ci deve essere un consenso positivo in cui io non posso dare per scontato, ma voi dovete, diciamo, attivamente dire che date il consenso. Infatti nelle strategie di gating strategy c'è un quadratino dove dovete flaggare do il consenso, perché non può essere dato per implicito. Garantire la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare all'altro, se tecnicamente possibile, e poi effettuare una valutazione dei rischi per il tracciamento previsto e degli impatti per i trattamenti a rischio elevato. Quindi diciamo che l'azienda che si occupa dei vostri dati deve avere appunto un'analisi dei rischi, nel caso appunto si perda i vostri dati. Quali sono questi media? Li abbiamo visti prima. Adesso facciamo una carrellata delle caratteristiche dei media più importanti che vengono utilizzati per il direct response, partendo con quelli tradizionali. Il più classico, quello che rompe più le scatole di tutti, è il telefono, il telemarketing. Allora, perché ha così successo? Perché purtroppo funziona. Io non so se i vostri genitori, i vostri nonni siano stati vittime di questi che chiamano passandosi per essere gestori, loro gestori, poi cercano di far cambiare il contratto, Sky che chiama in continuazione. Adesso l'energia, la telefonia e Sky, non so, hanno tampinano in tutti i modi. Quindi è chiaro che ogni tanto partono delle grosse multe, quindi questi sono 28 milioni di euro per il telemarketing, però ragazzi funziona. Cioè il telemarketing di Telecom Italia, io ci ho lavorato appunto tanti anni, purtroppo garantiva questo discorso che facevamo prima, poca lungimiranza, perché nel breve termine, perché tutto sommato acchiappo il contratto, poi magari le persone se ne vanno poco dopo, però purtroppo garantisce diciamo un successo commerciale a breve termine. E quindi niente da fare, funziona, c'è poco da fare. Non rispondo neanche più al telefono, Paolo, io addirittura l'ho tolto il telefono fisso. Lavoro in una onlus e funziona per mantenere i donatori regolari. È vero, cioè funziona, non c'è niente da fare. Se questo ci sarebbe molto da dire, anche le truffe che fanno i gestori con sì, assolutamente, Chiara. Cioè, su questo fatto di pratiche scorrette che fanno attraverso la telefonata, per cui rimane il mio numero, io per esempio ho cambiato gestore dell'energia, il mio numero rimane al vecchio gestore, che si rende conto che il nuovo gestore mi ha cambiato la tariffa, mi chiamano avvisandomi di cioè c'è un mondo di diciamo di pratiche poco corrette, che però non vengono gestite direttamente dai grandi brand, se parliamo dell'energia Enel, Eni, ma vengono dati in subappalto a delle agenzie che campano di questa cosa. Quindi magari ragazzi come voi che sono costretti a prendersi gli insulti dalle persone, perché poi alla fine della fiera qualcuno ci casca e comunque funzionano. Quindi diciamo che è un mal costume, che però c'è poco da fare, funziona.
No, ma infatti neanche io ho dato il consenso, però evidentemente o è una cosa illegale, quindi l'hanno fatta in maniera illegale, o altrimenti in qualche flag di qualche cosa, di un acquisto online, di qualche sito, uno clicca una cosa che non è andata a leggere tutto per bene, che non ha escluso che il proprio dato venga dato a terzi per ricerche di mercato, e quindi poi finisce in un database di utilizzo o di vendita. È assolutamente una cosa illegale, si può togliere, però abbastanza complessa, e poi tanto dopo un po' aricicciano i cookie anche, ma adesso toglieranno questi cookie di terze parti, però appunto io mi sto riferendo a dati veramente più sensibili come il numero di telefono, che è una cosa, appunto adesso poi Facebook pare che appunto hanno fatto delle data breach pure sui numeri telefonici di Facebook, i numeri di link, cioè, vabbè. Comunque, c'è gente che li vende per business, eh? Liste telemarketing, i nostri servizi, database B2C, B2B, SMS marketing, lead generation, e questi vendono le liste per, cioè questo è un business. Sì, no, anch'io gli chiedo chi ha dato il numero ed è vero, non rispondono. Poi uscendo dal telefono, ma una cosa collegata al telefono, sono le telepromozioni. Pensate, è sempre un mondo, stiamo parlando qui degli anni 60, 70, queste le famose telepromozioni che tuttora funzionano tantissimo nei pomeriggi delle televisioni commerciali, per cui si dà il numero di telefono e dopodiché funzionano, da sempre funzionano. Certo, Tony non lo conosco, però quando vedete un grosso numero di telefono sotto qualcuno che parla, tendenzialmente è uno strumento di comunicazione diretta, perché voi chiamate inbound, voi chiamate e loro poi il rapporto diretto, interattivo e misurabile, quindi sì, ma solamente Reminflex con le modelle. Guardiamoci questa telepromozione degli anni 70. Hi, I'm Joy Mangano and I invented the Miracle Mop. It's the original cotton self-wringing mop, therefore the most absorbent. It will clean that mess again and again and again. And I'm Jane Rudolph Tracy, host on QVC, where we have sold over 300,000 mops to people all across the country just like you. In fact, let's hear from some of them. I love just your like mop. You, it's qual è il principio di Giardini? I would tell anybody to buy it. And my 10-year-old daughter loves to mop my floor with it. It really is the Miracle Mop when even the kids want to get in on the cleaning. Well, you know, it's continuously continuously cotton, and with a single twist of the handle, you can wring it out as wet or as dry as you like. And in the cotton, unlike synthetics, it won't scratch any surface. And the self-wringing action means that your hands never get into hot water. Plus, there's no bending over, so it's easier on your lower back. Oh, sure, you can take it into the bathtub, up the shower stall, behind the commode. And after all that messy cleaning, this is the only mop of its kind. You're so smart that you can put into the washing machine with bleach. Put it in with your wipes, a little bit of bleach, and it comes out germ-free. This is literally the last mop you'll ever have to buy. Why don't you give us a call? Our operators are standing by. Have your credit card ready and call 1-800-257-1234. The original Miracle Mop really will be the last mop you'll ever have to buy. Call 1-800-257-1234 or send check or money order to this address. But for a faster delivery, call right now. 1-800-257-1234. Call now. E come frequenza ripete, va bene, questo era il FinJoy, però è proprio così. Adesso si è evoluto un po' anche online, naturalmente il media shopping appunto dei canali di Publitalia si è trasferito anche online, però appunto gli Aniflex vanno alla grandissima in televisione. E poi naturalmente c'è la posta. Allora, come si scrive una mail? Intanto non pensiate che la posta cartacea sia poco efficace. Voi se mandate qualche cosa di concreto, di tangibile, questa cosa rimane. Allora, se la fate bene, potrebbe essere un valore, perché rimane a casa del vostro potenziale cliente, che magari appunto utilizza questo elemento che voi spedite. Vediamo come si fa una mail fatta bene. In the not too distant future, when my newborn son is a teenager,
who spends all his time with his face buried in his iPhone 20, he'll hear about direct mail in class. You mean people used to send things, like actual things? Why would someone go through all that effort? And therein lies the central question for direct mail marketing. Printing costs money. Printing requires a ton of work to make sure it's done right. And then postage can cost a lot as well. Sure seems like a lot of work compared to website content. Maybe it makes me a little old school, but I'm here to tell you one thing. Direct mail has one big advantage over any internet-based contact: tangibility. When you get an email or look at a page, you're reading code on a device. That's it. But when you receive something in the mail, you can actually hold it, turn it around, use it. It engages your tactile sense in a way that social media never can. And not only that, but when you're engaging with a direct mail piece, there's not other browsers competing for your attention or other tabs. Direct mail captures your attention and actually has something you can grasp. Landing pages can't do that. So the question then for us as ad copywriters, how can we write effective ad copy that capitalizes on this advantage? What I want you to remember is this mantra for direct mail. The goal of any mailed piece should be information, usefulness, branding positivity, and to delight the recipient. That's it. So let's start with information. Tell them about a new product, why your company rocks, who you are, what you do, etc. If you're selling a food product, list the ingredients and nutritional information. Always address how your product overcomes a pain point, and don't worry about length. And also don't feel like you only have 140 characters. Next, let's talk about usefulness and branding. Your mission for direct mail advertising should be to create something that lasts a long time. You want someone to read it, use it, then put it on their coffee table and come back to it later on. So offer something of permanence, or even better, something useful. Say you sell a sports drink, recipes for after a workout. That's something people can put on their fridge and use over and over again. This usefulness then creates a favorable branding impression for the person. So the next time that customer is trying to choose between brand A and brand B sports drink, they'll remember your brand from that thing they have on their fridge. Create something that lasts and is useful, and you might have a customer for life. Finally, delight the customer. Create an incentive for reading your direct mail piece. Someone's read your 4-paragraph ad for tasty cookies, so at the end, why not give them a coupon for a free box of cookies? Wow. Make it worth their while and they'll be hooked. Then when you send another direct mail piece, yours will be the first envelope they open. I've been part of campaigns where recipients have even called the company to make sure we had the right address so they didn't miss out on another piece. Sure, direct mail has a lot of barriers to entry. It's expensive, it's hard to do right, and its effectiveness can be hard to track given the lag in time between send and arrival. However, perhaps no medium is a bigger force for branding than direct mail. Getting to actually hold an item and then have that something improve your life? It doesn't get much better than that for them or for us. Ok, improve your life. Torniamo poi ai temi di oggi che abbiamo visto oggi. Per fare una comunicazione diretta, concreta, fisica, efficace, bisogna dare qualche cosa che serve a chi la riceve. Quindi non è solo una promozione. Deve essere qualcosa di utile, che risolve un problema, qualcosa che rimane. Naturalmente tutto coerente con la brand identity, per carità, e poi qualcosa che faccia piacere a chi la riceva. Quindi le mail cartacee o comunque sia l'invio di qualche cosa di fisico è tuttora efficacissimo. L'importante è indovinare cosa. Cosa si può mandare di carta, a parte la mail, a parte un gadget appunto da appendere sul frigo, da tenere a portata di mano, qualche cosa di utile da consultare in futuro? I cataloghi vanno moltissimo, soprattutto per oltre una certa età, quindi quando le persone non vanno su internet, e quindi diciamo questo mondo conveniente di mail ci ha fatto tutta una sorta di impero. Si è tornato anche postal market, che era una roba degli anni 60, e come diceva appunto qua Silvio, il coupon è sicuramente un altro degli strumenti del direct. Quindi trovate i coupon dappertutto, anche nella, non solo al supermercato, quindi sui punti vendita, ma anche come i punteggi degli scontrini.
E il couponing digitale di Burger King ha vinto un mega premio a questo Festival Mondiale della Comunicazione. Burger King wants you to come here. Yes to McDonald's. Burger King is trolling its fast food rival. So I saw this Burger King commercial where you can get a Whopper for a penny. Only if you open the app while you're at McDonald's. That doesn't even make sense. You have to go to McDonald's for a Whopper? And use Burger King's BK app. Then be within 600 feet of a McDonald's restaurant. Leveraging geolocation technology. It's called the Whopper Detour. Whopper Detour. Whopper Detour. Whopper Detour. Whopper Detour. Whopper Detour. Whopper McDonald's. All right, so I'm currently at McDonald's right here. Let's go for the unlock. You unlock the Whopper Detour. This is a really cool promo, guys. How fun is this? Nice. That's funny. That's crazy. Whopper? Okay, where's the Burger King? Right, Fort Lauderdale left. Questi sono stati veramente diabolici, quindi questo coupon digitale legato vai dal concorrente e poi prendi il mio prodotto gratis, insomma consent. Oh, bene, abbiamo visto il coupon, abbiamo visto le lettere, abbiamo parlato del telefono e adesso parliamo delle mail. Allora, con le mail ci si fa di tutto. La prima cosa, promozione, quindi si vende. Si può incrementare l'utilizzo di un prodotto già venduto con l'obiettivo sempre della fidelizzazione del cliente, e in questo caso mi volevano mettere a dieta ma non ci sono riusciti. Si fidelizza il cliente rassicurandolo con l'acquisto. Questa è un'applicazione per un device che serve per controllare il riscaldamento dentro casa, che manda la mail, mandava con appunto tutto quello che era stato risparmiato grazie all'utilizzo di questo device, quindi mi facevano un sacco di complimenti, ma questo rassicura il cliente, rafforza la relazione tra appunto il cliente e la marca. E poi naturalmente, come abbiamo già visto ormai per l'ennesima volta, si mandano dei contenuti potenzialmente di valore, tipo scarica gratis la guida per un prato perfetto, e naturalmente mi chiedono, vedete, la privacy policy con accetto per ottenere la guida del prato perfetto, dopodiché vendono probabilmente la mia mail. Grazie al digitale gli strumenti di comunicazione si stanno tutti fondendo. Praticamente cosa avviene? Che il digitale sta facendo diventare tutti gli strumenti personalizzabili e diretti. Il contatto diretto profilato, quindi potenzialmente interattivo quando avviene nel mondo digitale, avviene anche grazie appunto ai cookie, ne abbiamo già parlato, i cookie profilati, o gli altri metodi con cui si possono individuare le singole persone, e quindi tutta questa comunicazione digitale sta diventando pressoché diretta, cioè tutto quello che mandiamo sul web in potenza potrebbe essere una comunicazione diretta. E praticamente direct è tutto quello che è profilabile e personalizzabile. Addirittura sempre in questo congresso internazionale della pubblicità hanno creato questo premio che chiamano Direct, dove Direct è diventata anche questa cosa. Questo ha vinto il leone di bronzo. Oh.
This was just the beginning. Then we asked ourselves, how can we bring relevance and attention to each comparison on social media, real time? The answer, with data and technology. Using an algorithm, we found lookalike photographs on Getty Images. Through Facebook data, we identified travel enthusiasts who are interested in specific destinations. For example, Lucas. Geotargeting pinpoints Lucas' current location and the airport closest to him. Another algorithm finds the destination airport. This data is sent to a search engine that identifies the cheapest flight price in real time. We then show Lucas how much the cheapest flight costs and make him an unbeatable counteroffer, completely automated, in an infinite number of variations. Turning a unique visual idea into a real-time social media price comparison that moved Germany. Stati bravi questi, veramente l'utilizzo dei big data. E guardate quest'altro, pure ha vinto un altro premio a Cannes. Most people know us through the pink dot on the driver's license, and our challenge is that there are 114,000 people on the national waiting list. That's why we created our initiative, Second Chances. Second Chances is a program that partners with law enforcement to get the important word out about becoming an organ transplant donor. When the officer makes a traffic stop and they find out that the driver is an organ donor, you'll get a second chance and we'll issue a warning. Today we're going to go out there, make contact with the public, remind them and thank them for being organ donors. That's what the Second Chances program is all about. Hi there. Is your license, registration, and proof insurance, please? The reason why I stopped you is, what's going on with your registration? I clocked you at 54 going down, and the speed limit's 45. The reason I stopped you is you failed to stop for the stop sign back here. I noticed you're a donor. It's good. All right. Here's your paperwork. Give me just 1 minute. I'm going to write you a citation, okay? I'll be right back. So I am giving you a ticket, but the ticket I am giving you is a second chance ticket because you've chosen to become an organ donor and potentially give someone a second chance at life, which is awesome. I'm going to give you a second chance and not give you a citation. Okay? I don't even know what that means. But that ticket is just showing that we appreciate you being an organ donor. I'm going to give you a second chance. Thank you, officer. How's that sound? You're letting me go pretty much for free. Really? How great is that? Right? I think it's a great way for positive interaction between law enforcement and the community. And I hope that starts sort of the ball rolling to get other police departments involved. Well, it's not only important for just Calgary, it's important for Alberta, it's important for the country, and I think it's even important internationally. Are you a registered organ donor? If you're not a donor, go get signed up. It's free and painless. And really gives life if they need it. So go be a donor. God, I'm good. Adesso, secondo la nostra normativa italiana, credo che siamo, se non, a meno che non diciamo di no, ma siamo tutti donatori. Però questa è un'operazione di comunicazione diretta. Pensate, voglio dire, l'intelligenza dell'idea. Per cui la comunicazione è diretta con quello che fa l'infrazione in macchina e siccome è un donatore gli viene data la seconda possibilità. Quindi ovviamente poi è un'occasione anche di fare attività di comunicazione, non solo per coloro che vengono contattati direttamente, però questo è un altro utilizzo molto particolare della comunicazione diretta. Ma vediamo come si pianificano attività di direct marketing. Allora, quali sono le fasi della pianificazione? Prima bisogna definire gli obiettivi e quanti soldi abbiamo a disposizione. Poi si individua il target. Individual target significa individuare le liste, il database, cioè io devo avere la modalità di contattare il target a cui è destinata la mia iniziativa. Quindi parto con un obiettivo, capisco chi voglio raggiungere, vado a vedere
il mio database di contatti, perché devo averceli. Dopodiché definisco i mezzi. I mezzi li definisco dopo alla luce dei miei obiettivi e dei soldi che ho, perché se ho abbastanza soldi per fare magari un'attività di inviare qualcosa di fisico, fare qualcosa di particolare, sceglierò magari delle altre opportunità. Se non ho i soldi e ho soltanto dei contatti digitali, andrò su media digitali. Creo il messaggio, a volte si testa, ovviamente più è costoso l'invio di elementi direct, per esempio cartacei, fisici, sono molto costosi, ci sono i costi di spedizione, i costi di stampa, i costi comunque di realizzazione, e più si tende a testare prima di produrre, che ne so, centinaia di migliaia, milioni di pezzi e poi magari l'operazione non funziona. Si analizzano i risultati del test, si eventualmente si cambia qualche cosa e poi si va on air. Quali sono gli obiettivi possibili del direct? Intanto potremmo avere degli obiettivi di tipo apprendimento, quindi anche solo di avere gli indirizzi, quindi la lead generation per conoscere meglio il target, qualificare i contatti, quindi posso effettuare delle attività direct soltanto per conoscere meglio il mio target e naturalmente ottenere il consenso all'invio di ulteriori messaggi. Posso sempre avere l'obiettivo di aumentare la brand awareness o la conoscenza di alcune informazioni commerciali, come se fosse una pubblicità classica. Poi posso avere anche degli obiettivi comportamentali, cioè posso cercare di far sì che la persona faccia qualche cosa in seguito al ricevimento della mia comunicazione diretta. Quindi posso fare appunto campagne promozionali, di upselling, di cross-selling, di prova d'acquisto, di fidelizzazione. Posso chiedere che la persona faccia qualche cosa. Partendo appunto partendo dal database a disposizione, selezioniamo i destinatari del nostro messaggio. Il database nel direct è il fulcro di tutto il sistema, costituisce un elemento fondamentale del sistema informativo di marketing ed è una risorsa aziendale strategica. Contiene le informazioni, le anagrafiche e anche tutto quello che devo sapere del mio cliente, magari il momento del funnel, quindi potenziale di acquisto, il possesso di prodotti, la storia delle interazioni con me, con il mio customer care. E i dati possono poi confluire anche nella data management platform che mi consentirà anche di pianificare a livello digitale. Poi ne parleremo bene quando parleremo di pianificazione dei media via programmatic advertising. Questo è un esempio di database, oggi abbiamo parlato di HubSpot. HubSpot è una delle piattaforme leader di inbound, ma anche solo se volete mandare una mail profilata, la piattaforma che utilizzo io gratuitamente, ci si può iscrivere gratuitamente, si crea appunto il database dei contatti, dopodiché si possono fare delle liste e mandare appunto delle mail profilate. Le fonti utilizzate per costruire il database sono le banche dati aziendali, quindi la prima cosa andate a vedere la banca dati dei vostri clienti. Gli elenchi pubblici, ci sono annuari di professionisti, albi di professionisti, elenchi telefonici, cioè tutto quello che è pubblico è utilizzabile. Le liste di risposta provenienti da precedenti direct mailing. Le agenzie specializzate, come abbiamo visto prima, si vendono i dati, i fornitori di informazioni commerciali, indirizzari, per esempio gli abbonati stampa o altro, i form di lead generation che voi potete piazzare online, e queste sono tutte le possibili fonti per la costruzione del database del direct marketing. Una delle principali attività è l'aggiornamento. L'aggiornamento è un fattore molto importante perché si deteriora rapidissimamente. Le persone possono cambiare indirizzo mail, soprattutto se magari cambiano lavoro e vi hanno dato la mail del lavoro precedente. Possono cambiare indirizzo. A un certo punto in team dovevamo rivedere tutta la rete di vendita e non avevamo gli indirizzi dei venditori. Cioè avevamo degli indirizzi nel database sbagliati.
Quindi bisogna ogni tanto ovviamente provvedere a un aggiornamento del database. I form di lead generation sono un po' come quelli che avete sottoscritto per darmi il consenso, quindi nome, cognome, i dati che avete visto. E poi ci sono, sempre nel nostro processo di realizzazione di attività del direct, la parte di scelta dello strumento. Quindi abbiamo visto, definito gli obiettivi, possono essere obiettivi di apprendimento o comportamentali. Abbiamo definito, diciamo, il target e il database a cui attingere per diciamo, l'invio del direct. Adesso dobbiamo scegliere gli strumenti più adatti. Come lo facciamo? Come li facciamo a scegliere tra quelli che abbiamo visto, il telefono, la posta, le email? Intanto la capacità di veicolare i contenuti. Alla luce degli obiettivi che ci abbiamo, dobbiamo capire se lo strumento che vogliamo usare è adatto. L'ampiezza del target, perché per esempio se voglio parlare a tantissime persone e ho poco budget, certo non mi metterò a mandare un gadget costoso. La profilazione del target. Il livello di interattività richiesto, quindi se io voglio che le persone mi facciano subito qualcosa, presumibilmente è meglio uno strumento online dove clicca qui e fai qualcosa, perché se aspetto che mi chiamino, mi rimandino una lettera, come alcune volte mi sono arrivate delle lettere con la ricerca di mercato in cui mi si chiedeva di rispondere alla ricerca di mercato, poi di chiudere e di rispedire alla posta. Sì. Quindi chiaramente il costo per contatto va da sé, posso scegliere dei strumenti meno costosi, ovviamente se ho meno budget. Infine arriviamo alla creazione del messaggio. Il messaggio, come abbiamo visto prima, quando abbiamo visto il discorso della posta, in ogni caso dovrebbe essere chiaro, invitante, utile. Cioè le persone, è inutile che mandate della roba diretta che non interessa a chi la riceve, perché la cestina immediatamente. Breve, soprattutto quando stiamo in ambito digitale, bisogna scrivere, come abbiamo visto, come si scrive per il web, poco e personalizzato. Cioè soprattutto avendo a disposizione la possibilità di profilare, non mandate messaggi generici, perché sarebbe veramente uno spreco. E vabbè, atteso, richiesto, coinvolgente, e deve catturare l'attenzione, si deve far aprire, tipo una mail deve farsi aprire, deve avere un titolo accattivante, deve contenere qualche frase alla Cialdini, solo per oggi, solo per un minuto, ricevi subito e paghi solo dopo X. Il numero 6 del nostro processo c'è la parte di test. Allora, vi faccio vedere questo esempio. Un po' di tempo fa con Trenitalia avevamo l'obiettivo di far viaggiare sui treni le persone anche durante il fine settimana, per andare nelle località, per passare il fine settimana, non solo l'utilizzo dei regionali per andare al lavoro o all'università o comunque per scopo di studio, quindi per leisure, come diciamo, diremo. E quindi pensavamo di mandare a tutti coloro che erano iscritti alla carta di Trenitalia una mail proponendo delle iniziative da fare il fine settimana utilizzando il treno. Allora, prima di mandare questa mail e di iniziare la produzione di tutte queste newsletter, avevamo preparato due diversi layout, uno tutto colorato, quello che vedete a sinistra, e un altro un po' più giornalistico che sta sulla destra. Quindi abbiamo fatto un A/B test, l'abbiamo mandati a metà del nostro database, quello colorato, e metà quello un po' più giornalistico. Intanto, quale delle due voi avreste preferito? Vedo un sacco di A, che immagino A sia a quello colorato. L'A/B test significa, ok, colorato. So, vedo che, bene, avete ragione. Io ero un po' indecisa di quello giornalistico, ma mi sembra più serio. No, avete perfettamente ragione, quindi abbiamo mandato 330.000 colorati, quasi 30.000 in versione bianca. Bene, l'open rate, quindi il tasso di apertura, è stato del 15% di quello colorato contro il 14% di quell'altro,
e i click sono stati ben 400 in più, quindi abbiamo avuto un tasso di click through rate dell'1,15 rispetto all'1,03, e quindi la versione che ha vinto è stata la versione colorata, che poi effettivamente è uscita. Come al solito avete azzeccato il campione, che qui era veramente abbondante, quindi erano 600.000 persone. Allora, quando si misurano i risultati delle mail, i principali KPI da tenere sotto controllo sono il numero delle mail inviate, le mail aperte, perché non è detto che quelle inviate vengano aperte, il tasso di apertura, il rapporto tra click e mail ricevute, il click through rate calcolato come il rapporto tra i click e il totale delle impressioni, il totale dei contatti. Lo vedremo, questa metrica poi funziona anche per il internet in assoluto. E poi c'è la redemption, che è il rapporto fra il numero delle risposte ottenute e il numero di contatti realizzati. Non sempre si chiede una redemption, eh? Quindi non è che io, per esempio, le mail che mando io non chiedono tendenzialmente nessuna iscrizione, nessuna azione, quindi non ci sono delle risposte che io vado a misurare rispetto ai contatti che ho ottenuto. Quindi se i software, quasi tutti i software, MailChimp, questo è sempre HubSpot, ma insomma tutti coloro che offrono dei software per realizzare queste attività di direct hanno anche tutto il sistema di misurazione. Questi per esempio sono i risultati della mail che ho mandato sulla campagna, sul webinar sulla filosofia salverà la pubblicità. Beh, devo dire che ho avuto un successone, perché questo è il mio database di 1000 studenti, insomma è stato consegnato quasi a tutti quanti, aperto dalla 789 persone su 1000, che è un bel tasso, un 73%, click 73%, e poi insomma ci sono state anche delle annullamenti di iscrizione, quindi 4 persone si sono tolte dalla mailing list e 4 invece non sono proprio arrivate. Poi i software dicono che cosa è stato cliccato della mail, il tempo che è stato impiegato nella lettura della mail, il device da cui sono state aperte, le performance nelle 24 ore, quindi quando è che la mail viene aperta nell'arco della giornata, anche per aiutarvi poi a scegliere il tempismo giusto. E questi sono i risultati poi delle mail vere, quelle che abbiamo mandato in circolazione, quindi appunto abbiamo misurato i clienti contattati, oltre 850.000 in questa mail per il centro sud, con 122.000 persone che l'hanno aperto, un 13% di apertura, con tutti i vari argomenti, il tasso di click dei vari argomenti e così via. Quindi ci sono molte informazioni, perché appunto il direct è misurabile. Altre cose che vengono misurate sono il costo per contatto, nel caso delle mail tendenzialmente è zero perché non spendete niente per mandarle, il costo per action e il costo per ordine. Bisogna ricordarci, soprattutto quando ci sono dei costi, per esempio di stampa, pesi postali, telemarketing, commissioni alle persone che telefonano e così via, e sono costi variabili e costi fissi. E quando si fa un piano di direct, in cui sono appunto previsti dei costi, bisogna calcolare il break even point, cioè il punto in cui i vantaggi sorpassano i costi, perché altrimenti si rischia solo di spendere un sacco di costi per comprare la lista, pagare le persone che telefonano, pagare la stampa eccetera, preparare il personale, e poi il vantaggio con i ricavi, gli utili ottenuti non è neanche, diciamo, non riesce a sorpassare i costi per il direct. Con la digitalizzazione, con lo sviluppo dei big data, con lo sviluppo di tutti questi software, c'è la possibilità di automatizzare tutto il flusso della comunicazione diretta che viene mandata al lead, alla persona che si avvicina. Questo riguarda molto l'inbound, il discorso che abbiamo fatto oggi con Andrea. Quindi piattaforme come HubSpot, ma come le altre che si occupano di questa, dell'automazione della comunicazione, vi consentono di realizzare delle flowchart in cui voi dite: allora, per chi ha aperto la mail
e ha cliccato, gli mandi questo. Per chi ha la mail ha ricevuta e non l'ha cliccata, gli mandi quell'altro. Per chi non l'ha aperta, gli rimandi la mail dopo una settimana. E quindi si può personalizzare appunto l'invio del messaggio per qualsiasi momento del nostro funnel. Quindi, ma questo, diciamo, Andrea l'ha descritto molto meglio di me. Visto che siamo alla fine della lezione, ci facciamo adesso una bel count per segnare le presenze, quindi pronti con il vostro cellulare a giocare per capire se siete stati attenti.